Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, ci ritroviamo qui ancora insieme anche questa sera. Come va? Tutto a posto? Adesso apriamo il gioco piano piano. Eccoci qua, belli, pronti. Allora, buona domenica innanzitutto. Come avete passato questa domenica? Ciao Corvo Nero, buonasera, buonasera caro. Come avete passato questa domenica? Avete passata bene? Avete mangiato? Avete bevuto? Vi siete divertiti? Questo è l'importante, che il weekend sia stato pazzesco e vi abbia dato tanta soddisfazione. Questo è l'importante. Ciao Emiliano, buonasera caro, buonasera. Questa sera abbiamo anche un ospite, è un ospite un po' particolare. E ve lo mostro. Eccolo qua il mio ospite, che vi saluta. Carino, eh? Questo è il mio ospite. Ah! Carino, vero? Questo è il mio, questo ce l'avevo, me l'ha regalato una mia carissima amica e me l'ha portato da New York. Bellissimo, lo amo, assolutamente lo amo, vero Corvo Nero? È carinissimo. Allora, come annunciato, tanti fili ci sono, pieno di fili. Come annunciato, questa sera io continuerei la casa che abbiamo fatto per questo nostro baldo giovine, Lars, mi sembra che si chiami così perché manco me lo ricordo. L'abbiamo cominciato ieri insieme a My Love, l'abbiamo fatto tutto bello, tutto figo, e gli abbiamo cominciato a far intraprendere la carriera da scienziato, secondo me complicatissima, però va bene. E ormai è andata così, abbiamo cominciato così. Però poi vi ho chiesto: posso usare un piccolo trucchettino per far sì che sto ragazzo abbia una casa un po' decente? E mi avete detto: sì, usa un trucchettino. C'è un successo d'introversia questo, ha fatto. Oggi Lars ha portato a casa 216 milioni, ha anche svolto dell'ottimo lavoro. Perfetto, ottimo, ottimo. Chi sta andando? C'è qualcuno che bussa alla porta? No, che cosa sta facendo? Cos'è, una chiappa fantasmi questa? Attraverso, cioè, attraverso la porta praticamente passa. È a disagio perché? Perché fai puzza, figlio mio, fai puzza. Comunque, noi non giochiamo questa sera, continuiamo a ristrutturare questa casetta. Passeremo queste 2 ore insieme. Spero che vi divertiate. Allora, posso stare poco oggi perché domani lavoro. Lo so, tesoro, immagino. Infatti non sarà lunghissima come. Ma questa perché sta dentro con un braccio attraverso la porta? Lui che si vuole lavare, ma in realtà puzza. Io direi andiamo in modalità costruisci. Così almeno ci sbrighiamo. Innanzitutto creiamo una luce un pochino più carina. Mattina, ok. Pomeriggio. Ma dove sta? Dove va? Ma perché? Cos'è? Ma scusate, eh. Vabbè, c'abbiamo lei in mezzo alla porta, così, e lui che vaga per la stanza. Va benissimo, non c'è problema. Allora, cosa stava facendo? Si stava preparando da mangiare? No, via, buttiamo via. Non ci interessa. Allora, questa è innanzitutto il punto della situazione di ieri. Ve lo faccio vedere con la modalità foto. La modalità che tu vedi, questa qui è di vita ecologica. Te la faccio vedere subito, eh. Ci clicco sopra in modo che così. Eccola qua. Di vita ecologica. È molto bella, ha dei colori molto belli. Ce ne sono di tanti tipi. Ovviamente io l'ho usata nera perché il ragazzo vive in questa casetta. Ho deciso che la storia è che lui era figlio unico. La nonna gli ha lasciato questa casetta carina. Però lui, essendo un tipo, a parte, vabbè, figaccione così, ciao Pepita, buonasera! Buonasera, cara, benvenuta. Gli ho praticamente fatto ristrutturare questa casa. Perché, insomma, lui è figo, un po' così. Cioè, ve lo ricordate? Guardate che bel ragazzo che è.
un po' introverso, un po' magari io gli cambierei poi più avanti anche il tipo di carattere, perché non ce l'ha molto bello. Allora, quindi abbiamo detto, la situazione è la seguente: abbiamo finito la cucina, che secondo me è venuta molto molto carina. Lui lascia una scia di puzza, ragazzi, cioè anche meno, anche meno. Quindi questa è la cucina. Poi siamo andati. Ah, il salotto qui. Ok, ci sta, ci sta, c'è tutto. Nel salotto abbiamo cominciato ad impostare il salotto. Lui poi è uno che secondo me, essendo un po' cervellone dei computer, è anche un po' nerd, gli piacciono delle cose un po' particolari. Che ne so, magari, ecco, come me, i pupazzi, piacciono i Minion, e saluta che fa così. E niente, quindi gli ho fatto anche questa postazione per il computer, utilizzando la poltrona di Batu, oh yeah, come fa il nostro amico, che non mi ricordo mai il nome. Nel piccolo stanzino che non usi, secondo me, è bello fare una lavanderia piccola. Allora, tu parli di questo stanzino qua. Aspetta. Questo qui, tu dici? Questo piccolo stanzinetto qua. In realtà io qui ci avrei voluto fare la cabina armadio. Poi ora ti faccio vedere che cabina armadio che gli faccio a sto ragazzo. Infatti, adesso proseguiamo con prima il bagno, che l'ho voluto comunque fare un filo moderno. Ok, facciamo in questo modo. Questa sera voglio far vedere anche un pochino come andrò ad utilizzare la tool, perché è una cosa che io utilizzo spesso e che comunque permette di rendere il gioco particolare, anche bello, bello divertente, secondo me. Allora, facciamo una doccia a muro, in questo modo. Allora, però per prima cosa vado a posizionare dei cristalli. Ora vi faccio vedere una cosa. Allora, cristallino. Questo tipo di oggetto, che è il seguente, questo qui è di vita ecologica, serve per fare i pavimenti trasparenti. Ma utilizzandolo nella tool, miei cari amici, magari rimpicciolendolo di un quadratino, si possono fare tante belle cose divertenti. Ok, allora ne copio 3 per il momento. Poi vabbè, bisogna un pochino giocarci. Adesso vi faccio vedere un attimino come vado ad utilizzare la tool. Poi, ciao Azzurra, benvenuta! Benvenuta, cara. Abbiamo cominciato adesso, quindi da poco, eh. E non so se ti sei persa lui, ma lui, anche lui ti saluta. Cosa? Saluta? Poca? Poca? Lui, anche lui ti sa. Oggi c'è lui che mi fa compagnia, eh? E stavamo appunto continuando la ristrutturazione della casa di Lars. Lars, Lars. Allora, apriamo la tool. Ho aperto la tool. Ora vado a selezionare tutti e tre gli elementi. Faccio ruota. Devo cambiare l'asse, quindi cambio l'asse di rotazione. Perfetto, facciamo 90 gradi. Come vedete, i cristalli si trovano verticalmente. Poi vado in opzioni, imposta il gruppo come attivo, quindi i cristalli tornano ad essere attivi e poi chiudo la tool. Ora riprendo i miei cristalli. Carino, vero? E riprendo i miei cristalli. Innanzitutto faccio in questo modo, il muro lo posiziono successivamente e comincio a no, mi sono dimenticato. Maledizione, maledizione, maledizione. Adesso per sollevare bisogna sempre ok. Un momento, in questo modo. Comincio a sollevare in modo da far sì che il cristallo mi venga posizionato dove preferisco. Ok. Perché il bagno che andremo ad effettuare 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ci siamo, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E posizioniamo. Poi magari andiamo proprio a posizionarlo bene, bene, bene. In modo che non faccia errori. Ok, perfetto. Posiziono anche l'ultimo. Eccolo Mariano, tesoro. Entri in live con me, giusto? Sì. Aspetta che ti seleziono tutto. Posiziono questa cosa e sono subito da te. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok. Allora, un momento le Mariano. Fammi, scusate, metto un attimo pausa, momento che apro Discord. Ok. Abbiate pazienza. Supporto tecnico. Sì, supporto tecnico, grazie. Scusate, è arrivato il supporto tecnico. momento, abbi pazienza. Che stasera non si fa vedere il supporto tecnico, eh. Lui compare solo in rari casi. Qui, bravo. Poi qui, ok. Bisogna ovviamente permessi. Aggiungi ruoli. Mariano, dove sei? Eccolo, perfetto, fatto. Molto bene. Ok. Sì, poi. Ok, perfetto. Condividi schermo. Questo qui. Perfetto. In onda. Mariano, devi andare nella sezione live. Vede, parla. Eccomi, mi senti? Bassissimo. Bassissimo, mi senti? Aspetta che adesso qui sta impostando tutto, eh? Momento, abbiate ancora qualche attimo di pazienza, per favore, che... Cioè... Ora mi senti meglio, Mariano? Molto meglio, molto, molto meglio. Meglio. Sente molto meglio, perfetto. Torniamo al gioco, qui, perfetto. Un ringraziamento speciale al nostro supporto tecnico. Grazie. Sempre, sempre. Come stai, Mariano? Frattempo. Buonasera. Buonasera, tutto bene, lei? Tutto a posto, la ringrazio, molto gentile, signor Mariano. Oh, ma devi dire il bello che io... Dice, ma Federico ancora non mi scrive niente, ma chissà, ma vai live, non va? No, vado, è che stavo... Veramente io aspettavo te, poi, vabbè, comunque, sei arrivato. Vabbè, abbiamo fatto, insomma, come si dice a Napoli, quella di quelli. Eh? Non ho compreso l'idioma, chiedo venia. A Napoli si dice che le kill, cioè quello di quello. Io aspettavo te, tu aspettavi me. Ah, vabbè, l'importante è che ci siamo trovati, dai, no? Giusto? Certo, allora, come stai, tesoro? Tutto a posto? Tutto bene. Sto giocando anch'io a The Sims. Ok. E come hai passato la domenica? A giocare a The Sims. Tutta la domenica? Sì, tutta la domenica. Molto bene. Vedete, Mariano è uno di quelli che è proprio sul pezzo, è pregno di The Sims. Allora, stavo raccontando, tu non c'eri ieri perché eri impegnato in altro, giustamente. Ero a fare la D&D. Perfetto. Sul canale del Tiranno, che io vi consiglio, se volete passare qualche ora in compagnia di un personaggio fantastico, il Tiranno su Twitch. C'ha una programmazione fitta e fa veramente tante cose, quindi... Se avete l'occasione e la voglia, andatelo a conoscere, a salutare, che veramente vi farà morire dal ridere. Persona simpaticissima, peraltro. Allora... Tra l'altro Fede, il Tiranno, mi diceva... Sì? Che lui non riesce ad accedere alle tue live perché praticamente dice non c'è un link. Non c'è un link? Dove non c'è il link? Non lo so.
Ah, e allora poi questo farò in modo che col supporto tecnico si risolva questo problema, questo increscioso problema, perché è un increscioso problema. E no, questa è orrenda. No, vabbè, poi allora mo appena cerco di risolvere la situation. Grazie per l'info, Marianno. Le Marianno. Allora, Ma in realtà me l'hanno detto, io ti riferisco. E vabbè, no, perfetto, hai fatto bene, Maria, grazie, perché non sapevo che... Forse magari gli devo proprio inviare il link. Vabbè, poi mo adesso cerco un attimo di trovare la situazione anche a questo problema. Allora, tu ieri non l'hai visto, c'era... Non so se hai visto, poi recuperato la live vista separatamente, però ti faccio un sunto della situazione. Lui è Lars, questo ragazzotto, ok? Lo Ok, che abbiamo... figo. Lo so. Quanti cicci? Qua è solo CC tesoro. Allora, faccio una piccola premessa. Voi dovete sapere, io quando mi sono approcciato al mondo di The Sims, costruivo solo ed esclusivamente con i CC. Però non potevo ovviamente pubblicare, cioè nel senso sì, potevo pubblicare, però poi si rischiava che chi scaricava le mie case, andando anche in contenuto personalizzato, non aveva la possibilità di vederle belle così come le facevo io, perché se non aveva gli stessi CC praticamente c'era ben poco da fare. Piano piano, piano piano, piano piano, anche grazie alla mia socia, Alessandra Ocello, Aleoc4 su YouTube, i suoi tutorial, mi raccomando. Piano piano, piano piano, piano piano, come fece lei, ho fatto anche io, ho cominciato ad eliminare tutti i CC e ho riscoperto il piacere di costruire solo ed esclusivamente con quello che mi dà il gioco. E creando poi appunto delle situazioni, un po' come questa che sto creando in questo momento nel bagno, quindi comunque che dà degli effetti molto belli e quindi è figo secondo me giocare in questo modo, perché il CC è bello, è vero, ti dà l'opportunità di avere delle cose pazzesche, però è pur vero che è troppo facile a questo punto, secondo me c'è più inventiva e più divertimento facendolo Esatto, in questo esatto. modo, giusto Mariano? Esatto, io infatti, come tu sai, io non uso CC. Tu non sei un ciccinaro. No. Però, siccome il CC è più forte di me, lo utilizzo solo per creare i sim. Tanto io i sim non li metto in galleria, quindi me li tengo per me. Infatti su PS4 non ci si può scaricare CC. E da una parte è meglio, ragazzi, perché è vero, i CC sono bellissimi, però... Troppo facile, secondo me, troppo troppo facile. E quindi io utilizzo i CC solo per creare i sim. Quindi questo sim è un ciccinaro, è tutto CC da tutti i punti di vista, vestiti, eccetera, eccetera. Che c'è la gatta che vuole entrare? Ok, non si sa, il supporto tecnico in questo caso non mi risponde. Allora ti stavo dicendo, lui è Lars. Lars praticamente è un figaccione, è un tipo un po' solitario, bla 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 bla, le solite cose. E niente, praticamente ha ereditato dalla nonna, essendo l'unico nipote, questa casetta, ok? Questa casetta che Sì. era fatta in questo modo, però questa casetta era proprio brutta, ma brutta e aiuta, ma digli è brutta. E ora, grazie al mio aiuto e un piccolo trucchetto che gli ha permesso di avere 50.000 simoleon, voilà, Simoleon. Simoleon, si sta trasformando, come vedi, ok? È una casa da single, perché poi lui è proprio figaccione, chi ha visto... Ciao Giampiero, buonasera, benvenuto. Chi ha visto la live di ieri può confermare. Ora, lui, gli stiamo creando questo bagno. Vediamo un po', quindi andiamo avanti. Tu invece che cosa stai creando? Raccontaci. Ma io in realtà avevo avviato una legacy e praticamente avevo creato anche la fidanzata di questo sim, insomma. Solo che niente, poi questa com'è cresciuta non mi è piaciuta. Non In che mi senso è com'è piaciuta. cresciuto? In che È senso com'è cresciuto? che è diventata un po' bruttina lei, insomma. Ma vero? Sì, e quindi ho deciso di cambiare fidanzata. E hai presente la Non famiglia potevi Frey? mandarla dal chirurgo?
No, 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 no. Non c'è, no. Aspetta che se succede una cosa, cioè, io sto a casa, ragazza mia, e Ah. mi chiama la mamma per dire voglio venire a passare il tempo da te. Ok, siamo Questo un momento dove, scusami? imbarazzante. Ah, ma nel The Sims. gioco? Ah, oh, scusa, me l'ho Sto perso. giocando insieme a te, cioè sto giocando con te e con loro. M'ero perso. Ciao Agne E 90, niente. benvenuta, benvenuta. E Ti chi è? Non ho capito. piace? Agne 90s. Anca. Sei degli anni 90s, immagino. Io sono di qualche agnos prima. Un po' prima. Che bella, ti piace la casa, quindi immagino. Spero che ti piaccia come la sto facendo. Allora, un trucchetto ragazzi, penso che se c'è qualche architetto in linea possa confermare. Ricordatevi sempre che quando mettete la toilette in un bagno, la toilette non deve essere mai frontale alla porta, cioè nel senso quando si apre la porta non si deve mai vedere il water, ok? È un piccolo trucchetto, può stare laterale o a destra o a sinistra. Possibilmente nella parte opposta dall'apertura della porta, quindi in questo caso se la maniglia è a sinistra, la porta si apre in questo modo, cerchiamo sempre di nasconderlo un pochino, è più carino secondo me. Questo è un bagno bello grande, effettivamente, perché è un 3x4, un bagnone, io direi. E quindi comunque dobbiamo cercare di riempirlo in qualche modo. Agnese, allora ti posso chiamare Agnese? Vuoi che ti chiamo Perché? con il nick? Ti chiamo Agnese, che è un nome peraltro bellissimo, lasciatelo È il dire. nome di mia madre, tra le altre cose, quindi. E quindi vedi, è un nome Mamma, ma stupendo. sei tu? Ti Immagino. dirà: sì, Mariano, ti sto controllando. Allora, cerchiamo di trovare un. Mamma, vedi, parlo con Federico qui. Vedi, mamma, parlo con i matti. Vabbè, Allora, capirai. cerchiamo di trovare un bagno che sia un po' decente. Questo non mi piace affatto. Tutto nero? Beh, però è figo tutto nero, eh? Tutto nero è figo. Mi piace, sì. Allora, facciamoglio in questo modo. Glielo creiamo proprio, un bel mobiletto. Aspettate, ragazzi, che qui ogni tanto io mi devo ricordare pure dove stanno le cose, eh? Grazie, cara. Tu costruisci o preferisci giocare? Raccontami, perché mi piace poi quando entrano nuove persone a trovarci. Mi piace interagire e sapere qualcosina di loro, eh? Allora, nel frattempo Sì, andiamo sotto è vero, superfici. mo parte il momento a Barbara D'Urso. Tanto la luce c'è, come vedi, no? Oh, mi pialla Sì, che appunto. non c'ho una ruga neanche a cercarla proprio, quindi adoro sta nuova gamma. Oh, grazie Ah, per ma è il solo un commento. effetto della cam. No, tesoro, sono proprio io che sono giovine. Sono un giovine, sono. Sì, ma dici il tuo segreto, qual è il tuo segreto? Il mio segreto di bellezza. Allora, il mio segreto di. Certo. Ma niente, dormo tanto, mangio sano. Ma va a cagare, ma non è Sì, mangi vero, non sano è. e te stai a mangiare sempre la roba d'Aribo. Adoro le Haribo, Haribo, Kinderfrüh, und was ebenso. È una delle prime canzoncine che ho imparato quando sono venuto qui in Germania. Quindi, pensate. Allora, tanto grande sto mobile, però secondo me ci sta, mi piace. E quindi volevo sapere, Agnese, se tu sei una builder o preferisci giocare. E se sei una builder, se c'è qualche casa che ti ha dato soddisfazione, fammelo sapere. Perché così, se vuoi, puoi entrare in live con me e raccontarcela. Perché le mie live, visto che tu sei nuova, forse non lo sai, sono create anche proprio per far conoscere chi gioca a The Sim. The Sims. The Sì, The Sims, The Sim, è uguale. Sim, The Sims, The Sim, The Sim, insomma. Ok, il bagno sta proseguendo, eh? Poi mi dite cosa ne pensate, eh? Ti piace questo mobile che ho creato? Però forse sai che cosa è meglio? Invece che i cassetti qua, che mi sembra un po' eccessivo, è meglio metterci questo perché forse è un po' più realistica come cosa. Allora, questo lo facciamo, questo lo togliamo. Facciamo in questo modo, teniamo premuto, shift e tiriamo su il mobile. Ok, facciamo in questo modo così.
Perfetto, perfetto, perfetto. Così. Ok. E quindi di noi che cosa facciamo? Ci sono anche delle rubriche nelle mie live, ci sono due rubriche molto importanti, giusto Mariano? Vediamo Giusto, se tu le giusto. sai, racconta, vediamo se sei Allora, la stato prima attento. è il Factory Sim. Quello Ma cos'è sto Factory Sim? là del tutorial sim, vabbè, non mi ricordo i nomi, però tutorial sim. Allora, uno è praticamente, si chiama The Sims Academy. Vabbè, Factory Sims, The Sims Academy. Allora, è un po' complesso al momento, non gioco perché il mio PC non supporta più il gioco e tra il lavoro e la vita quotidiana ha accantonato il tutto. Immagino che insomma la vita quotidiana è bella pregna un po' anche per noi, però piano piano, appena sarà possibile, a me rilassa tanto The Sims. Ma ho il piacere di seguire, questo fa piacere anche a me, se vuoi essere dei nostri sei sempre la benvenuta. Le live perché mi rilassa. Ok, perfetto. Allora spero che io sia un buon relax per te. Nel frattempo, apro una parentesi. Come avete visto, ho piazzato questo mobile perché quando trovo qualcosa che mi interessa, io lo prendo e lo piazzo, Quindi, torniamo a come funzionano le nostre live, mia cara Agnese. Come diceva Mariano, una delle rubriche è The Sims Academy. E cioè, noi praticamente andiamo a riportare il live. Quelli che sono i tutorial di costruzione, che può essere un tutorial sulle piattaforme, sui tetti, ecco, su come si utilizza la tool. Questo lo faccio sempre con la mia collega Alessandra Ocello, Aleoc4, che ti invito magari a seguire anche su YouTube perché lei fa dei tutorial bellissimi e dettagliatissimi e insieme a lei li facciamo anche qui. Così se avete dei dubbi, delle incertezze o delle perplessità, potete tranquillamente scrivercele e noi ovviamente risponderemo alle vostre domande. La seconda rubrica che ho deciso di creare praticamente è una rubrica che si intitola Fatto da. È una rubrica dove io andrò a scaricare e a piazzare in qualche lotto delle case fatte proprio da voi, quelle che magari vi hanno dato più soddisfazione. Oh, grazie per il follow! Grazie. E quindi niente, praticamente andiamo a posizionare queste case e insieme alla persona che magari me l'ha segnalata, cioè il proprietario che ha costruito questa casa, se ha piacere può entrare in live con me, ci spiegherà qual era la sua idea, perché gli dà soddisfazione, se aveva qualche dubbio magari possiamo cercare di far vedere come potevano essere fatte determinate cose e soprattutto possiamo, Agnese, appunto, andare anche a posizionare, hai visto quelle case che si vedono nei tutorial bellissime, pazzesche, che hanno tutte che vengono fatte proprio fighe, fighe, fighe. Ecco, però siamo curiosi di capire se sono belle e ballano o se sono solo belle e quindi poco funzionanti, fondamentalmente. E poi ecco, insomma, poi ci saranno, se tu ancora non la conosci, ti consiglio di seguire anche Rosmilla. Perché con Silvia, con Rosmilla, praticamente lei fa delle le live anche su delle challenge dove si partecipa. Se non lo conosci, ti consiglio anche il gruppo dei costruttori, perché è un gruppo molto, molto divertente, giusto, Mariano? Certo, e fanno sempre delle challenge particolari. Io se non parlo, che è una cosa strana, in realtà è perché sto ascoltando e poi giustamente Che è una sai cosa com'è. strana. Ma sai cosa, sei anche nuovo streamer, non posso rubarti così la scena, insomma. Tesoro, lo sai che prima di rubare la scena a me, troppa acqua sotto i ponti ti è da passare, sai, sì. Ma diciamo. Comunque, in ogni caso, sul gruppo dei costruttori ci sono sempre delle challenge diverse e soprattutto in queste challenge ovviamente si può vincere, ma come si ovviamente si può anche perdere. Però ogni volta che tu partecipi, riscontrerai ed avrai la possibilità di avere suggerimenti su quelle che sono le tue prossime costruzioni. Già, già. E in più il vincitore cosa vince? Vabbè, a parte la gloria eterna,
Ma è anche un fantastico attestato fatto proprio dal nostro Federico. Un attestato, anzi, piuttosto mi devo mettere a fare gli attestati. 200 persone hanno vinto, ancora non ho fatto gli attestati. Ma semplicemente non perché non volessi farli, ma semplicemente perché ci ho avuto un sacco di cose da fare qui con Twitch. Tant'è che solo oggi sono riuscito a pubblicare una casa che avevo finito. Allora, il bagno io lo sto posizionando. Ovviamente è un bagno molto grande, quindi è un po' un problema capire cosa metterci. Però credo che non ci starebbe male, Mariano, dimmi tu, sia la doccia come ho fatto qui in questo momento, con i cristalli in questo modo, ditemi se vi piace. Mi potete mettere il link del gruppo? Mariano, glielo puoi Sì, mettere quale tu? Tutti, gruppo? Discord? Vabbè, ti do quello tutti, Discord. tutti, mettiglieli tutti, mettiglieli tutti. E quindi, ragazzi, che Allora, scegli? facciamo così. Aspetta, che allora facciamo così. Allora, prendiamo questo è il link Discord per gruppo Euforbini. Gli euforbini. Allora, scendete sta Poi, vasca. Vi piace mettere l'idea anche anche di quello di questa Rosmilla? vasca? Mettiamo Certo, assolutamente sì, anche quello di Rosmilla. questo è per entrare a far parte del gruppo. Ma com'è Gigi? Wait. Entrare a far parte del gruppo di Rosmilla e in più abbiamo quello dei costruttori. Ma tu lo sai che in realtà c'è un nuovo streamer in città? Chi? Streamer nel senso che streama dei Sims. E l'hai nominato prima, proprio il tiranno. Ah, ha cominciato pure lui con The Sims. Adoro, Sì, ha ripreso con dei Sims. adoro, adoro. Ma lui è bravo a costruire. Lui che Sta fa? Co imparando. costruisce o gioca? Entrambi. Gioca molto Entrambe. di più, ma costruisce anche. Sta imparando a costruire anche molto bene, devo essere Perfetto, sincero. allora assolutamente un giorno di questi devo entrare in una sua live per un supporto tecnico, in modo che voglio capire quali sono i suoi punti di forza e i suoi punti di miglioramento, come dicono Ma io sempre. vedo che tra chi ci segue stasera c'è il nostro caro amico Slampi. Slampi! Assolutamente figo questo! Non ha scritto nella chat, ma Slampi c'è. Slampino. Per fortuna che Slampi c'è! Come va? Benvenuto innanzitutto, eh? Ah, questo è troppo grande. Allora, raga, dovete sapere che io mi metto a guardare chi ci sta a seguire, chi ci sta a vedere. È un po' da Quindi, stalker questa cosa. non prendiamoci in giro, non mi prendete in giro. No, 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 Mariano, ma noi ti accettiamo per come sei, assolutamente. Sono un po' stalker. Va benissimo. Come dicono qui, kein Problem, kein Problem. Allora, che ne dite di questo bagno? Come sta avvenendo? Vi piace? Avete qualche suggerimento? Volete che io cambi qualcosa? Ho voluto mettere questa vasca perché, insomma, mi sembrava molto, molto adatta per riempire un pochino le toilette. Voglio fare una mattata così. Come la vedi se... Ah? Non lo so. Vediamo. Che ne pensi, Mariano? Nella parte della doccia e sotto la vasca ho voluto cambiare il colore del... Aspetta, faccio proprio la Secondo mattata. me ci sta. Faccio proprio la mattata, aspetta. Matto io. Matto proprio. Guarda, tiè. Così. Ah, volevo fare... No, però così è Pepe, così un po' troppo. Così è un po' ah, è troppo. Teo. Giusto? Pepi Tai. Peppy Tile. No, Peppy Tile. No, non saprei dirti. Non saprei.
Absolutely, non saprei. Ragazzi, ditemi se c'è bella la pianta appesa, di che cos'è? Questa qui, la pianta appesa, è un kit che è stato fatto solo di piante. E tu trovi piante, ad esempio questo piedistallo qui nero che ho messo, quest'altra pianta piccolina qui, trovi, ce ne sono veramente tante. Ti faccio vedere, colgo l'occasione in modo che così chi non conosce questo kit lo può vedere. Allora, beh, vediamo un po' dove sono i kit. Eccolo qua. Interni floreali si chiama questo kit. È molto 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 carino. Mostra tutto. Ecco qua. Questo è quello che contiene il kit interni floreali. È secondo me bellissimo. Le piante hanno tantissimi colori e mi dicono dalla regia che sono anche molto realistiche. Quindi allora, Sorro 1981 è My Love, Mariano, sappilo. E comunque la Sansevieria nel Ok. bagno non durerebbe molto. Non so quale sia la Sansevieria, se Sorro si degna anche di dirmi qual è questa Sansevieria. Vaso marrone, vaso dorato o vaso bianco? Appena arriviamo a 50.000 follower, mi posso permettere anche di fare i sondaggi, ragazzi. Quindi aiutatemi ad arrivare a questi 50.000 che facciamo poi i sondaggi. Mariano, devo arrivare a 50.000 follower. Eh sì, ebbene Eh sì, lo noto. beh, giusto? Guarda. Sì, quella quale, grazie. Un pochino più specifico, marrone, dorata o bianca, grazie. Allora, è il mio compagno, ragazzi, quindi tranquilli, cioè, lo posso vezzeggiare tranquillamente. No, guardate che ci sono delle cose molto, 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 molto belle. Che peraltro adesso, ecco, apposta, si è degnato di. Volevi dire 50? 50.000 mi compro una casa vera. Ah, ok. Sì, volevo dire 50 follower. Perché? Che ho detto 50.000? Mariano? Vabbè, 50.000, 50, Sorro, cioè Teo, stai a guardare il capello, dai. Sta guardando il numero. Poi, oddio, se arriviamo a 50.000, ben venga. Oh, siete tutti benvenuti, diventate tutti. Beh, mo' non esageriamo, eh. Vabbè, diventate tutti euforbini. Vi pare poco, regà? Oh, insomma. Mi tocca fare praticamente lasciare il mio lavoro e dedicarmi solo a questo. Magari Fa sarebbe solo streamer. per fare solo lo streamer. Perché no? Why not, Mariano? Why not? Ah Allora, sì, questo ma lo perché possiamo no? mettere qui. Questo qui sopra mi ci vai? Sì, però io preferisco metterlo qui sotto. Questi sono dei begli asciugamani che adesso hanno aumentato le colorazioni. Prima erano tipo 4 colori, adesso ce ne sono un po' di più. Ci sono anche quelli bicolor. Quindi vedi che c'è questa, c'è grigio e nero. Carini, carini, mi piacciono veramente tanto. Ragazzi, io sto proseguendo, eh. Io attendo sempre vostri input per capire Sì, se. però qualcuno ti ha detto, io avrei messo la mensola sopra la doccia, qualcun altro ti ha detto avrei messo Aspetta, aspetta. l'accappatoio. Allora, ma sopra la mensola sulla doccia o sulla vasca, ragazzi? Allora, avrei messo sopra la vasca delle mensole, ok, perfetto. Io accetto tutti i suggerimenti e vado e metto mensole. Mostra tutto superfici. Mettiamo una mensola pulita, semplice, la facciamo bianca a contrasto, no? Così. E cosa ci mettiamo? Io però ci metterei non dei prodotti, ci metterei più che altro, magari che ne so, non so, delle candele, eh? Cosa ne pensi? Quella Sì, delle candele, sì. più in alto, questa bianca, Teo, questa? Va bene, però mi piace, quindi io la lascio. C'è niente da fare, so. Ah. Ok. A me invece piacevano le piastrelle scure anche nella doccia. Ok. Vediamo, ripeto, io prendo i vostri suggerimenti. Ma però farei soltanto la parte questa qui scura, perché poi sennò altrimenti mi diventa un po' caotica la situazione. Farei questa così, una striscia nera di piastrelle che scendono e come se scivolassero giù, no? Che ne dite? Vi piace?
Sì, candele Agnese, perfetto. Andiamo a prendere delle candele. Che Mariano ti ricordi dove stavano le candele? Io mi perdo ogni tanto. Ah, bella domanda. Mariano, è una candela per caso? Da prestarmi? Aspetta, ma te la passo. Aspetta, dammi Grazie. 2 secondi. 3 secondi. Ecco, ti è arrivata? Mi è arrivata la candela. Eccole, guardale. Manca a farla apposta. Toh, candele. Sì, che però ora ovviamente devo posizionare. Vabbè, intanto le appoggio un momentino qui. E aspettate che stavo mettendo anche. Eccolo, perché ho spazzolino da denti. Ci va, ci va. Ci deve andare, giusto? Allora, piccolo trucchetto. Ragazzi, vedete qui il gioco vi fa ha delle, diciamo, impostazioni ben precise dove vanno poggiati gli oggetti, ok? Ci siete? Ok. Sì. Allora, quando volete fare queste cose, vi do un consiglio. Allora, io utilizzo qui, potete utilizzare la tool, potete utilizzare mille modi per poter fare questa cosa, però per chi magari è agli inizi, io consiglio questo. Prendete, se avete, diciamo, arredi da sogno. Questo cubo che è meraviglioso, no? Ok, posizionatelo. Poi, i mobili che io qui ho messo qui, li sposto un attimo. Per quale motivo? Perché io prendo il cubo, lo posiziono all'altezza che mi interessa, in questo caso qui, vicino al mobile, ok? Poi prendo, faccio un esempio, il sapone, ok? Questo qua. Sposto anche questo qui, eh? Sposto anche questo qui. Prendo il sapone. Una volta posizionato sopra il cubo, lo seleziono, tengo premuto Ctrl-Alt e lo sposto dove voglio. Quindi lo posso far letteralmente posizionare sul bordo del lavandino, come accadrebbe nella vita reale, ok? Possiamo fare in questo modo. Selezioniamo tutti gli oggetti che vogliamo avere a quella stessa altezza. Un piccolo quadretto sul BC. Sì, ora lo mettiamo, facciamo anche quello. Ecco, va, aspetta, facciamo in questo modo. Ok. Poi anche qui gli spazzolini li selezioniamo. Ora li sposto qui, poi dopo li posiziono meglio. Quindi ci sta, vedi, è già un pochino più realistica come cosa. Questa qui la Sì. posizioniamo magari qui così. Poi cos'altro c'era? Cos'altro mi serviva? Dove ho messo l'altro mobile? Ok. Mi servivano altri oggetti. Allora, come oggetti io metterei in decorazioni. Abbiamo il phon con le. Ah, ok. Innanzitutto prodotti indispensabili per la cura del corpo. Lui è un piacione, quindi sicuramente questi gli servono. Posiziono qui. Poi abbiamo. Quelli erano la cura del corpo. Sì, la cura del corpo dell'uomo. Che non è la stessa cosa. Vabbè, ok. Fonna, spazzole, eccetera, eccetera. Prendiamo, posizioniamo qui. Io adesso posiziono un po' di oggetti. Poi dopo li metto proprio precisi, precisi. Vediamo un po' cos'altro può servire. Ma io direi. Ah, profumo. Però questo è profumo da donna. A noi ci serve il profumo da uomo, giustamente. Smalti? Ecco, profumo da uomo. Ok, perfetto. E anche questo posizionato. Allora, i nostri oggetti che ci servono li abbiamo posizionati all'altezza che desideriamo. Possiamo andare a cancellare il nostro cubo. E ora prendiamo gli oggetti e li posizioniamo dove ovviamente vorremmo poi che fossero. Allora, questo lo posizioniamo qui. Poi qui ci posizioniamo i prodotti per il corpo. Qui ci posizioniamo i profumi. Ok, questo lo posizioniamo un pochino qua. Ah, ci picchia, mi serviva una pianta da mettere lì. Adesso la vado a riposizionare. Ragazzi, c'è facile.it. Facile.it. Oddio! Facile.it. Ciao caro, buonasera, come stai? Facile, ma per curiosità, Oh, ma ma ti in sei tutto iscritto al ciò. canale? Eh? Non mi dica che non ti sei iscritto. Ti sei iscritto. Dimmi che ti sei iscritto. Eh? Dimmelo. Dimmelo. Te lo faccio di da lui. Io adoro sto coso, ragazzi. Cioè, proprio un in loop ce vado. Bravo, facile. Così te voglio.
sempre nel cuore. Perché col giustamente cuore. È facile, non avendo Discord, non sapeva che tu ti eri aperto un canale e io l'ho contattato su Twitch. Io ho detto, ma lo sai che Fede si è aperto un canale? E quello dice, ecco, un'altra matta in live, praticamente. Esatto, è quello che mi ha detto, però doveva rimanere un segreto. Ah, vabbè, ma è il segreto di Pulcinella, te so, perché insomma... vabbè, ma scusate, vado a riposizionare un attimo le Cubon, che mi serviva le Cubon. Ok. Scusate, un moment, ok, che questa pianta mi serve. Rimpicciolisco, tac, e così la mettiamo qui, tac, e il cubo lo ritogliamo, tac. Ok, riposizioniamo i mobili che c'erano inizialmente. Ok, questo qui e quest'altro, aspettate che quest'altro ui. Ok ragazzi, vi piace? Cosa ne pensate? È stata una cosina... Ciao Francesca! Buonasera! Ciao Francesca! È stata una cosina utile? Vi è piaciuto come trucchetto? Pensate che un giorno potreste utilizzare questo trucchetto? Io mi auguro di sì, insomma. A me diciamo, ha dato un po' una svolta nella vita in questo gioco. Scusate, ma io poi sono uno di quelli fissati che cose se non vengono messe come... Sì, io ho imparato a costruire con te Ale, praticamente. C'è sonno, Maria? Sento che... No. È stato quegli sbadigli random, improvvisi. Ah, ok. No, ho dormito fino a tardi stamattina. Invece questa mattina sono svegliato, ho pulito tutta quanta la casa, ho pulito. Quella tocca, ogni tanto tocca farlo, ogni tanto. Mica sempre, ogni tanto. Allora, torniamo a noi. Mi serve qualcosa da mettere qua sotto che io troverò, quindi tranquilli che qualcosa... Se no, altrimenti ci metto altre asciugamani. No, ce l'ho, scusate. Perché io poi mi ricordo dove le cose le metto, più o meno... Decorazioni, no, bugia. Che poi mi fa in decorazioni, però sta maledetta ciotola solo in cucina trovo. Allora, tutto quello che vedete, non so se riuscite a vederlo, è ovviamente perché io ho la BBB, la Bitter Belt Buy, giusto Mariano? Ho detto bene? Sì, ma io non la uso. Tu non la usi, io invece la uso molto per chi costruisce è una cosiddetta mano santa. Sappiatelo, perché vi fa il debug organizzato. È molto semplice da utilizzare. C'è anche un tutorial molto interessante di Giovi, si chiama Giovi. Lo conosci tu? Questo no. Mettiamo qua, no, troppo grande. C'è questo ragazzo che ha fatto tutorial. Si trova anche sul. Ve lo dico subito. Aspetta, si chiama. Giovi qualcosa. Vabbè, poi adesso ve lo dico. Intanto cerco quello che è da mettere qua. Si chiama... Dov'è? Aspetta. Allora, Giovi Games. Lo trovate anche su Instagram. Lui ha fatto molti belli dei tutorial molto belli. Tra cui ha fatto anche un tutorial su come si utilizza il debug organizzato. E credetemi, ragazzi, una vera svolta. Ok, ora tu mi devi dire dove sei, perché mi servi. Vabbè, sentite, ci metto una prima cosa, un portaincensiva e via. Perfetto. Allora, questo è il bagno. Torniamo. Giovi Games, brava Pepita. Io sono la crisi mistica perché ho scaricato la BBBB ma non mi funziona. Attenzione, allora, se non ti funziona è perché evidentemente hai qualche mod che va in conflitto. Questo è un problema. Infatti pure Giovi lo dice nel suo tutorial, che purtroppo ci sono alcune mod che vanno in conflitto e non ti fanno funzionare. Ma dipende sempre dagli aggiornamenti, se sono già usciti insieme, sì, a The Sims o li faranno comunque dopo. Infatti.
Allora, aspettate che mi serviva. Ah, no, volevo andare nella illuminazione, perché poi ovviamente anche l'illuminazione io direi di cambiare in questo bagno, sto lampada così è proprio brutta. Allora, vediamo un po', eh. Possiamo mettere anche una cosina del genere che secondo me è carina. Sento un cane sotto che abbaia. Chi è Mariano? Che carine. Nessuno. Allora, cos'è? Sento le voci, sento i cani che abbaiano. Allora, Beh, aspetta. sì, mi sa di sì. Eh sì, mi sa che c'ho. Sento rumori, sento rumori. Allora. Riprendiamo le nostre superfici. Sempre solito giochetto. Qui posizioniamo all'altezza della mensola. Cerchiamo di posizionarla in maniera più corretta possibile. Chi è? Grazie per il follow. Chi ce l'ha fatto, Mariano? Tu che lo vedi? Io non riesco a vederlo. Vediamo subito. Vediamo subito. Andra, Andra, ciao. grazie. Grazie per il follow. Grazie mille, tesoro. Grazie. Ok, questo posizioniamo in questo modo. Vi piace come cosa? Che ne dite? Mi piace, È di vostro sinceramente. gradimento? Allora, poi con il suggerimento che ci ha fatto prima. Chi ci ha detto prima del Ah, quadro? Agnese. Agnese del quadro? No, chi ci ha detto del quadro? Qualcuno aveva detto un quadro. Allora, io i quadri solitamente prendo quelli della galleria, ve lo dico ragazzi. Quindi adesso vado un attimo nella galleria. Io poi solitamente quando pubblico le case nomino sempre chi ha fatto i quadri. È importante anche perché è un modo, insomma, anche per Sì, far. Fede, ma lo sai che ho creato una famiglia che Sì? si chiama Rich. E Rich. Ah, Corvo Nero, questo. bravo, l'hai detto tu. Scusami, Mariano, non volevo interromperti. Dimmi, hai fatto questa famiglia di nome Rich? E quasi quasi per una prossima live ti do la sua casa, la loro casa devo costruire. La loro casa da. Ah, grazie! Mi dai questo lavoro da fare? Certo, considera che loro sono ricchissimi. Ah, quindi posso proprio fare queste cose super sfarzosissime. Sì, esatto. Molto Certo, interessante. aspetta, aspetta, fermo. Sfarzosissimi che il mio PC regge, perché se fai come a casa dei Vianti Mucca. No, la faccio, la fa, non la faccio così, la faccio un po' più piccola, un po' più piccola, un filo più piccola. Allora, che ne pensate di questo quadro? Ci può stare? Vi piace? Ne mettiamo uno anche dall'altra parte, va? Facciamo in questo modo. Che cos'è qua? Eh sì, esatto, Teo, ne mancano solo sei, ma. Dai, piano Ragazzi. piano, siamo fiduciosi, su. Io sono fiducioso Raga, nei ragazzi. allora, regà, mettete sto follow. Ah, regà. Cioè, Mariano vai. mi fa da. Come si dice? Ma seguite tutti quanti il nostro caro Federico? Sì. Tutti quelli che ci sono qui ti seguono. Grazie ragazzi, veramente grazie di cuore, vi lovo. Dopo i Rosmini arrivano gli Euforbini. Euforbini. Bene. Quindi ragazzi, questo bagno come va? Come procede? Che A me dite? piace, però perché non ritorniamo al gameplay? Perché mo finisco un attimo il bagno, Maria. Perché Va il bene. gameplay è un po', come dire, un po' rognoso, posso dirlo. Io metto più forte di me, c'è niente da fare. Sto gameplay è complicato. Però, allora, mi piace questo effetto di luce soffusa nel bagno. Che ne dite? Bellino, vero? Aspettate, voglio fare una cosa, vediamo se ci sta, perché la cosa deve essere fatta per bene. Vediamo un po'. Vediamo un po'.
Sì, decisamente meglio. Perfetto. Allora, anche il bagno lo abbiamo concluso. Ah, aspettate, fermi, fermi, fermi. Un tappeto. Fatemi dice mettere in tappeto, sennò altrimenti è proprio brutto senza tappeto. Ah, questo qua, che mi piace tanto. No, questo non va bene in bagno. In bagno, quello, un tappeto così in bagno non va assolutamente bene. Ok, direi così è troppo grande, mi sembra. No, vabbè, anzi, ti dirò, tutto sommato. No, è orrendo. E dici, se poi Federico prendi una decisione, ci fai contenti a tutti. Semplice, così, fatto, apposta, pulito, lineare. Cosa scompare? Ok, perfetto. Allora, bagno finito, ragazzi. Che ne pensate? Almeno rimandalo un attimo in palestra. Va bene, allora, ritorno un attimo. Allora, innanzitutto salvo, onde evitare che succeda qualche tragedia, ok? Ti piace, Andra? Bene, questo mi fa piacere. Allora, andiamo un attimo nel gameplay. Ci sta sempre una matta qui che una chiappa fantasmi. Ma chi è? Ma chi è? Ah, Ma chi è sta? Mandovia. Non so, dice presentazione amichevole, divertente, altre scelte. Vabbè, io non lo so se. Vabbè, amichevole, dai, fagli fare una presentazione. No, se ne andata. Vabbè, no, se ne sta andando. Ok, perfetto, ottimo, se ne sta andando. E ne arriva un altro. Va via uno e arriva un altro. Grazie per il follow. Ciao Sardegna Love. Ma salve, buonasera, benvenuto anche a Ciao, Sande! te. Buonasera, benvenuto, benvenuto. Benvenuto. Chi è costui che ha Sai la da torta? dove il nostro Sardegna è qui per noi? Mi stavi chiedendo, sai da dove viene? Dico, beh, dalla Valtellina non credo, visto il No, nick, ma no? in realtà lui si chiama Sardegna, ma in realtà lui è toscano. Ok. Oh via, ovvero. Davvero? Ma Adoro. ti pare? No. Non è vero. No. Viene da love. Viene da amore. Tanto amore viene. No, comunque è il benvenuto. Assolutamente il benvenuto. Aspetta. Consento. Perché qua me. Se c'ha ragione. Quelle di Mariano parte 1. Allora. Che sta facendo lui? Si sta facendo il bagno? Madonna, 3 ore. Ma che sta a giocare? Dai, veloce con sta doccia. Ok. Guarda che figo, Maria. Lui. Lui è un Meh. figo, eh. Meh. Dai, non mi puoi venire a dire che non è figo. Guarda che ci sta. Lui è Per i pazzesco. miei gusti troppo ICC, quindi non è figo. Tu lo sai quando lo farai figo? Quando non avrai CC da mettergli. Ma non succederà mai questo. Concedetemeli almeno per fare i sim, perché altrimenti non gliela posso fare. Non gliela posso fare, vi giuro. Non gliela posso fare. Gioia, sì, mangia rapido. A che ora deve andare al lavoro? Questo fa 13 ore, capirai. Fa 13 ore questo va al lavoro. I bisogni, c'ha tutti. Pulisci, ripulisci, dai. Fai sta lavastoviglie. No, no, no. Ma perché? Perché mi vai al bagno a lavare i piatti? Perché? Perché è The Sims. Maledizione. Io vado, buon proseguimento, ci sentiamo. Volevo stare ancora qui, ma non posso, purtroppo ci sentiamo. Tranquillo, Corbonero, buonanotte e ci sentiamo alla prossima. Ah, importante, domani, 21:30, sempre qui su Twitch, scopriamo il nuovo kit, ok? Quindi vi aspetto numerosissimi. Vediamo che cosa ci riserva, no? Giusto, Mariano? Certo, io non vedo Ecco. l'ora in realtà perché ci cioè, sono molto curioso di vedere questo nuovo kit, però non lo so, cioè non voglio avere grandi aspettative, ecco. Ho capito. Perché? Conoscendo. Ma invece guarda che secondo me, io intanto lui lo metto seduto perché avrebbe sonno, ma non c'è ancora un letto, quindi gli devo fare per forza il letto, Maria, io non posso andare in gameplay, gli devo fare il letto. Va E bene, fagli il letto. guarda che secondo me ha un grande potenzialità, eh. Ha una grande potenzialità quel kit. Io ho appena scelto i vestiti per il matrimonio dei miei sim, tra l'altro. Sì, come li fai?
Ah, ma classici, classici. Classici. Beh, una buona sartoria napoletana, spero. Ovvio, ovvio. Rivai. Anche io, Federico e Mariano, vi saluto. È stato un piacere. A domani, no. Buonanotte, Agnese. Un bacione Buonanotte, grande. Agnese. Grazie per essere passata, per essere stata con noi. Ti aspetto domani, così scopriamo questo kit insieme. Mi raccomando. Allora, cos'è qua? Rival dei nuovi bug. È vero, facile. È vero. Vabbè, ma insomma, io spero che in realtà, essendo un kit, non abbia poi così tanti bug. Solitamente i kit non ce li hanno. No, Maria? Potrebbero averli però, perché considera, cioè, no, aspetta, però in realtà hanno fatto l'aggiornamento che fissa, quindi vabbè, diciamo che qualche bug c'è ancora, però Vabbè, ma quelli non mancano mai, Maria. Ma insomma, secondo me manca un bug. vabbè, ma il gioco è The Bug, non è The Sims, quindi Infatti. Lalla, ciao tesoro, buonasera. Allora, questa sera continuavo la ristrutturazione della casa di Lars. Tu c'eri là ieri, vero? Mi sembra di sì che sei passata. Ma alla fine gira e rigira e il bug è impossibile toglierlo. Infatti. E quindi niente, stavo continuando la ristrutturazione della casa di Lars. Abbiamo fatto il bagno. Dici cosa ne pensi di questo bagno? Secondo me è figo, eh? Bello sto bagno, dai. Dai, ci sta. E adesso gli facevo al volo la camera da letto perché questo sta morendo di sonno, povero figlio. Quindi gli metto subito un bel letto. Maria, che letto gli vogliamo mettere? Dimmi, dammi un suggerimento. aspetta, sai qual è il mio preferito? Dimmi, metto il letto tuo preferito. Mo se mi dici che cazzo vedi tu, eh. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, mettimi tutta la modalità costruisci. Aspetta, Allora, così mi reagisco. mentre tu lo cerchi, io rifaccio un recap a Lalla. Ieri insieme a me c'era in live My Love, quindi se non hai visto la live, vattela a vedere perché è stata divertentissima. Questa sera invece c'è un ospite speciale, c'è lui. Se non conoscete per niente. Che non conoscete per niente. Ormai secondo me la faccio fare lui Perché è notte, Lalla, ho messo la modalità notte perché dovevo praticamente vedere un attimo. Ma poi non so perché è così buio fuori anche. Pure di giorno, ah, pomeriggio. Ok, adesso è un po' più luminoso. Perché volevo vedere come stavano le luci nel bagno. Quindi stavo dicendo, ieri c'è stata appunto questa live che abbiamo fatto insieme a My Love. Questo nuovo personaggio, lui. Lo faccio vedere. Intanto Mariano immagino che stia cercando. Ma Aspetta. in realtà l'ho trovati, però vai, vai. Vabbè, un secondino solo che faccio il recap per la nostra Lalla. Allora, lui si chiama Lars, un figone pazzesco, introverso, genio, eccetera, eccetera. Vabbè, uno dice, vabbè, è bello, è un po' stupidotto. Invece no, è bello, è pure intelligente. Fa lo scienziato e ha ereditato questa casa dalla nonna. Era una bettolina. Grazie a un piccolo trucchetto gli abbiamo fatto avere un po' di simoleon e gliela sto ristrutturando. Poi quelli che avanzano ho deciso che glieli tolgo e gli lascerò massimo 2000 simoleon in modo che così almeno può comunque andare avanti. Domani allora la recupero, anche il mio compagno va pazzo per i minion. Io adoro i Minion. Soprattutto quando c'è l'ultimo, quando cantano le canzoni, quello di Village People che fa Pocca patati patata patte Pocca. Tu l'hai visto i Minion, Maria? No, Sì, certo che l'ho visti. Ma ma entusiasmo sento nella tua voce proprio quando. come? Cioè, allora, senti tesoro, Dimmi, mo non secondo mentirmi. me Dimmi. è più bello il primo che il secondo. Beh, oddio, ognuno è particolare, però secondo me, dai, è carino, sono carini, sono troppo divertenti. Mariano, dimmi qual è questo letto. Io sinceramente non gliel'ho Allora, visto. Devi ho i vederlo. due di stagioni. Ok, aspetta che recupero, eh. Allora, vado in pack. Allora, stagioni. Questi Yes. sono tre. Ah, no. Ok, oppure dimmi, dammi l'altra opzione, te prego.
Oppure quello là di, come cacchio si chiama, del kit dell'arredo là. Vedi, arredi da sogno? Sì. Aspetta, bram, e ne sono usciti 35. Allora, speravo che mi dicessi questi, perché francamente quelli da stagione mi sembrano un po' poveri. E allora, Vabbè, abbiamo... Federico, ma non è che ci devi mettere chissà che cose, Eh no, vabbè, eh. È un po' poveri, poverino, cioè. secondo me... Allora, opzioni. Andiamo con le opzioni. Questo, numero 1 o numero 2? Vai, vedi, se io ero arrivato a 50 follower, potevo... Ah, ragazzi, ne mancano 5, ne mancano 5. Potevo fare subito un sondaggio. Ragazzi, secondo me... Numero 1, questo vicino alla finestra, oppure numero 2, quello più spostato? Ditemi, cosa ne pensate? Mariano, tu cosa ne pensi? Tra i due, tra i due. Tra i due. Quello là, non quello di vita, quello là. Vabbè, quello, non quello là della Retira Sogno, quello a fianco. Questo. Sì, perché secondo me qui ci sta meglio. Ci sta meglio, va benissimo. E questo sia perfetto. Quindi questo lo togliamo. Ora posizioniamo gli sto letto a sto figlio. Ok, perfetto. Diamogli un colore un pochino più nero. Pure questo, tutto nero no, però letto nero ma letto lo famo bianco, dai. Letto faccio bianco. Ok. E anche se ero quasi tentato di fare una mattata e metterlo per traverso così tra le due finestre. Però dice No, no, no. no, no. Mariano dice no. E di qua anche direi di no. O sì, Mariano. O qua me lo appoggi così. Ma non mi piace questa cosa. Perché questo Grazie per lo vuoi mettere così? Hanno follow. No, non lo so. Così, era tanto per... Era un messo un del... nuovo follow? Non lo so. Ciao, di Pacips. Dove l'hai letto? Io ho i Fantastico. poteri. Ah! Dipachips, ciao, grazie per il follow. Grazie, grazie di cuore. Ragazzi, ancora 4 e poi posso fare sondaggi, dai! Grazie, grazie di cuore. Allora, vabbè, lo posizioniamo in questo modo, dai, vai, ciccia. Anche se la camera è veramente grande, eh. È grande sta camera. Va bene, va benissimo. Ci piacciono le camere grandi. Una volta Ah, è il tuo compagno. Allora, guarda, dagli un bacio da parte mia. Anche se, insomma, non penso che avrà piacere che io lo baci, ma tu stai lì e tu lo baci da parte mia. Grazie di cuore. Veramente. Allora, che comodino gli vogliamo mettere, Mariano? Secondo te? Quale comodino può essere di gradimento in questo abbinato a questo? Per forza i tuoi preferiti, Fede. Cioè? Oddio. Quelli là col vetro sopra che ti piacciono Questi tanto. qua. Sì. Questi qua. Ma comunque questi ragazzi sono bellissimi, eh? Perché poi se voi vi avvicinate, guardate le rifiniture delle maniglie che sono fatte tipo con la pelle, una cosa del genere, così sono bellissimi, bellissimi, bellissimi. Ripetete insieme a me, bellissimi. Dai, andate e diffondete il verbo del bellissimi. E guarda che belli pure messi così. Una figata, sono stupendi, stupendissimi. Il nuovo follower me l'ha messo Lutiranno. Ma Proprio a veramente. Oh Dio! mio Dio, grazie. Grazie, grazie, grazie. Finalmente. Allora, mi ha trovato. C'è. Per fortuna il tiranno c'è. Grazie, grazie, Fra. Veramente, di cuore. Grazie, 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 grazie. Oh, glielo stavo. Se non so se sei con noi. In questo momento, spero di sì, Mariano mi ha detto che hai ripreso a giocare a The Sims, che giochi più ma costruisci un po' meno. Qualche volta, se hai voglia, ti vengo a trovare e ti do qualche piccolo suggerimento per costruire. Fammi sapere se è una cosa che ti può interessare. Da collega a collega, perché
che tra colleghi ci si aiuta, giusto Mariano? È ovvio che ci si deve aiutare. Ecco, infatti. È certo che lo faccio. Non te lo metto. No, tu me lo puoi mettere, assolutamente sì. Il follower, che avete capito? Il follow. Cioè. Anche perché vorrei dire, c'è Teo qua che penso che ti No. prende. Mamma mia. Sì, vabbè, insomma. È venuto pure qua, assolutamente, grande. Allora. Vabbè, aspetta, ma copia dice un'altra cosa. Vede, Grazie. quando vuoi, figurati se non ti invito nel mio castello. E io ci vengo assolutamente nel tuo castello. Magari, grazie. Così poi tra due romani che parlano, Thomas Milio e Bombolo. Io ovviamente faccio Bombolo, te lo dico. Aspetta, Atira. Fede, che non so se sei crashato nella live. Io? Ah, no, no, non sei crashato, Non so, ok, non sei crashato. crashato. Ah, meno male. No, 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 Mi sono crasho crashato io. pure. Mi crasho pure nella live. Mi crasho. Mi crasho pure nella E poi, live. Fede, in tutto Dimmi. ciò, il telefonino, dove ce l'hai che io oggi ti avevo scritto stasera in tutto ciò? Questa sera quando mi hai scritto, Maria. Vedi, vai, vedi. Sì, no, lo so. Quando mi hai scritto, Mariano, io ero un attimo in catalessi. Ero un attimo tra le braccia di Morfeo. Conosci Morfeo? Vabbè, mancano Come? tre follower. Fai bene, Mariano. Fai bene le pubbliche relazioni. Ma perché? Ma pensa te, vorrei che fosse il mio lavoro, ma non riesco a farlo diventare il mio lavoro. Eppure Sai voglio com'è? dire, insomma, sei bravissimo, fai. Chi meglio di te ci può far fare le pubbliche relazioni? Per Ma secondo me mi devo trasferire solo in Germania da te. fare pubbliche relazioni. In Certo, per forza. tedesco? Eh sì, magari io imparerò a dire scoiattolo, magari. Guarda che sei maledetto, eh. Sei un maledetto. Ops. I shon kenshin. Una cosa del genere. Quella lì. Cin Sì, Shin Chan Chon. Chan Chan. Sì, è così. È Cin Chan Chan. Perché è così. Quanto mi sa di brutta sta parola. Quanto non me va giù proprio. Comunque. Andiamo avanti. Mariano. Andiamo avanti. C'ho un dolore qui. Mi prude qui. Allora, io nel Ma frattempo. Dimmi tu. no, niente, niente, si No, figuri. no, no, dimmi. Cosa Oh, vuoi? no, ascoltavo il Il tuo. mio dolore? Sì. Ascoltavi i miei dolori? Allora, facciamo sta cabina armadio, va? Ah, ma quella è una prerogativa di Massimo, però se volete io ve la posso dire in questo modo. Shabby chic. Come fanno le live quelle con... Come si chiama? Aspetta, Mariano, quelle... ASMR, no, Federico, No. ti prego, prego, ti faccio levare tutti i follower da tutte le No, persone no, qui, eh. ma no, ma non lo farei mai perché insomma, però muoio dal ridere quando vedo quelle che fanno MSR. Te lo giuro, ragazzi, con le lacrime, veramente. Però dico, vabbè, ok. Se c'è chi piace questo, va benissimo. De gustibus, ragazzo, de gustibus, ma noi non ci scandalizziamo, anzi. Mariano, cos'hai? Un telefonino vicino? Vicino? Vicino ciò? Sì, Allora, stava il telefono facciamogli vicino, sta sì. benedetta cabina armadio. Cassettone, cassettone. Facciamo così un po' più grigia, così, ecco. Così e così. Anzi, no. Sì, no. Abbiamo una decisione, Federico? Sì, così. Avvia la decisione, Federico. Sì, infatti, Federico. Una decisione nella vita. Ah, volemo prendere. Perfetto. Ah, ragazzi, vi dico una cosa. Io con questa lampada. Vediamo se Mariano se lo ricorda. Cosa ci ho fatto? Il Dyson? Il Dyson. Il ventilatore della Dyson. Poi un giorno in live vi faccio vedere come si fa, eh. Sì, ma forse no, perché. Ma quasi no.
Vabbè che alcuni lo seguono peraltro. Eh sì, infatti, immagino. Anche perché, visto insomma come sono conciate, la maggior parte sono quasi tutte ragazze, come sono vestite queste giovani. Arrivo tra 2 minuti. Devo Dove vai? fare un attimo una cosa. Dove vai, Mariano? Mariano mi molla così all'improvviso. Allora, gli sto facendo la cabina armadio, eh? Quanto odio quando praticamente ste cose devono andare a cioè, metà stanno dentro al muro. Perché? Mi spiegate perché? Cioè, ok. Ok, preferisco fare in questo modo. E mettiamogli il mobile qua, così, questo così e questo così. Vabbè, purtroppo questo va a finire lì. Ah, menciccia, però è troppo basso. Almeno un altro cassetto sotto. Così. Ok. Sì, meglio, decisamente meglio. Ok, perfetto, 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 perfetto. Comunque mi sono accorta ora che vedo tutto buio perché avevo la luce. Io ero convinto che vedessi tutto buio perché ero io che avevo messo scuro. Comunque dirà, sì, veramente, mo un giorno di questi, quando sei in live, ti vengo a rompere le scatole, se posso, assolutamente. Facciamo quattro chiacchiere da buoni romani, che io qua mi sono rotto di parlare solo Deutsch, e quindi ci facciamo quattro chiacchiere fatte per bene. Ok, adesso faccio una cosa che a me piace fare particolarmente. E cioè quella di mettere questi specchi dietro che rendono comunque la cabina armadio un pochino più figa, secondo me. Dal mio punto di vista, eh. Oh, poi ragazzi, insomma, se può anche non piacere. Allora, facciamo in questo modo. Mi servono questi che io metto qui. Ma scusa, what? Ma che è? Sei diventato più piccolo? Come funziona? Ah, vabbè, allora dillo che sei tu, dillo. Uno qua e uno qua, perfetto. Guardate che figa la cabina armadio, con la luce laterale. No, vabbè, laterale non, magari non ce la metto la luce. Così, così e così. Vabbè, comunque è figa perché riflette le cose dentro che ci sono. Possiamo commentare una puntata di primo appuntamento quando vuoi. Che io adoro quel programma. Pensa che pure un mio amico l'ha fatta. Praticamente ha fatto primo appuntamento. È durato un mese di divertimento, famosa HP. E basta, poi ognuno va la propria strada. Quindi figurati. Però sì, assolutamente. Assolutamente, ci sto, ci sto, ci sto. Col tiranno a commentare primo appuntamento, penso che picchi d'ascolto infiniti, posso dirlo? Picchi d'ascolto assoluti. Divertimento puro, assicurato. Io comunque ho costruito oggi una bakery per la mia sim a Tortosa e volevo farvela vedere in qualche modo. Come faccio? Non l'ho messa in galleria perché è incompleta. Ho usato la tool, sono fiera di me. E questo va benissimo, ma ci sono delle cose che non mi piacciono. Vorrei un parere di Fede, Ale e tutti. Allora, Francesca, possiamo fare in questo modo. Anche se non è completa, tu mettila lo stesso in galleria, ok? Io la scarico e così almeno la vediamo insieme, cerchiamo di capire come possiamo migliorarla. Se ti fa piacere, eh. Poi la puoi ovviamente togliere dalla galleria e la rimetti normale quando poi l'hai finita. Oppure se ci vuoi fare la sorpresa che la vuoi finire e poi solo una volta finita la andiamo a posizionare. Però noi siamo qui, fra, quando vuoi. Ti piace Lalla la Beh, io sono cabina armadio? tornato, sono qui anch'io. Ma dov'eri? Dove eri andato, Mariano? Cosa stavi Ha detto che facendo? mi allontanavo un attimo. Mia madre ha fatto un macello con Netflix. Ha detto: puoi venire un attimo? Ah, tu sei il supporto tecnico di tua mamma, come Teo lo è per me. Ho Ragazzi, capito, tre ma ne mia mancano, madre eh. Mi ha mancano tre un'età, follower. tu no.
scusa, leggo. Vabbè, ma se me ne vado, leggo facile. No, è tornato. Alle volte torna. Io mi immagino Mariano come nel film Shining. Sono tornato. Che sfascia la porta per entrare. Mariano, ma tu. No, raga, ma se volete me ne vado, No, 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 no. Vuole venire al posto mio? No, no, Mariano, ma perché? No, no. No, 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 no. Chi vuole venire al posto mio? No, no, basta, no, mi sento offeso. Ragazzi, abbiamo fatto offendere Mariano. Mannaggia i pescetti. E mo come famo? No, copia, adesso per farti perdonare, sabato dovrei darmi un sacco di bonus. In che senso? Che devi fare questi bonus? No, perché te l'ho detto, cioè, come prima, come abbiamo detto prima, il sabato io gioco a D&D con il tiranno sul suo canale. Perfetto. E lui mette i bonus e malus per la D&D. Come finite i punti? E li rifai in questa settimana? Mannaggia te va. Ragazzi, se non conoscete il canale del tiranno, sotto il mio profilo Twitch trovate il collegamento, se volete. Ho collegato sia il suo che quello di Silvia. No, ma voi due siete pazzi insieme. Fate un ederri. Ma io e Mariano... Beh, certo che consento, ovvio, che domande. L'altro giorno ne ho buttati 25.000 per far passeggiare un sondaggio. Il mio messaggio deve essere accettato. Fede, fatto Lalla, fatto. Ah, aspetta, no, com'è? È Francesca che l'ha detto. Francesca, scusami. Fatto, eccomelo, eccolo. Ciao, e... Aleida, come ti chiami tesoro? Ti prego, dici che io purtroppo se ti fa piacere, se ci dici il tuo nome, io ti chiamerei con il tuo nome. Ida, chiamiamola Ida. Martina, benvenuta. Un bacio a Martina, anche lui ti saluta Martina, guardalo. Niente, stasera va così, raga. È bellissimo, io lo amo lui, io lo amo. Perché poi muove l'occhio, Muove, aspetta. Sì, no, ma si vede, qua, si vede. Apre e chiude l'occhio, apre e chiude l'occhio. Poi se gli schiacci la testa fa... bellissimo lui, bellissimo. Allora, qui la cabina armadio continua, prende forma. Mi mancano soltanto due... faccio in questo modo, guarda, faccio in questo modo, che secondo me ci sta benissimo, sono anche molto molto belli. Così, tac, e così, tac, e poi... Sì, arredi da sogno, Martina. Sì, Martina, arredi da sogno, assolutamente. E... siamo diventati ormai dipendenti da questo pack. Allora, io penso che questo sia il pack più riuscito, quello che più utilizzato da tutti, è stata proprio una... Ecco, forse ogni tanto una cosa buona hanno fatta. Sì, è vero. Ogni tanto. Tranne che la carriera è buggata, però hanno fatto bene. Vabbè, ora, non si può avere tutto, Davide, Maria, come ben sai. Ho capito, ma prendi me che la maggior parte delle volte uso il gameplay. Vabbè, adesso utilizzerai soprattutto il... Allora, cabina armadio io direi quasi terminata, non del tutto, quasi terminata. Mancano alcuni piccoli dettagli e accessori che io adesso andrò a posizionare. Sarde, se a fine live ci sei ancora, ci famo una partita a Mario Kart. Mi sono reso conto che non mi sono presentato il mio nome. Mi chiamo Michela, comunque. Ciao, Michela. Ciao, Michela. Tesoro, grazie. No, lo sapevo, perché io vi chiamerei anche con i vostri nick. Io, sì, mi chiamo Forme, ma mi chiamate Federico. Io sono Federico per voi. Proprio amichevole, così. Volemo se bene, capito? Perché a volte ci sono alcuni che hanno dei nick favolosi, ma parono codici fiscali, cioè difficilissimi da pronunciare, capito? E io che ho una certa età, tesoro, perché tu devi sapere che io sono vecchietto, quindi per me è un po' complicato. È un po' tanto complicato. Mariano, non commentare la cosa che io ho detto che sono vecchietto, capito? Perché già... Tu lo sai, io. Perché già... Tu lo sai, io come ti... Perché tu lo sai come ti definisco, no? Perché io già sentivo che stavi a sospirare e sta cosa non va bene. Vabbè, ma io sostengo tutti i vecchietti,
tutti quindi che stai a dire, vuol dire che se tirata appena dato grazie per il follow Martina, grazie. Ciao Martina, grazie per il follow, veramente. Beh, Forbio non è mica facile. Ecco che arriva My Love, eh. Dai che ne mancano due di follow e facciamo 50. Fimsic. Dai. Incrociamo le dita. Due follow. Potere due del follow. Cristallo del follower. Vieni a me. No, vabbè, a questo punto. Tiranno, se sei ancora in chat, la prossima volta. Mariano, sabato, suderai freddo. Tiranno, che significa? Perché tu hai dato del vecchio a Tiranno. Perché hai detto, io supporto gli anziani. E se stai supportando me, stai supportando il Tiranno. Vuol dire che c'è degli anziani. E perché Silvia non è online, perché non t'ha sentito. Ma glielo dirò io. Ma mica supporto gli anziani streamer. Ma che avete capito? Beh, ormai non te puoi ricordare. No, allora, Tiranno, se ti va, io vorrei averti un attimo qui in vocale. Discutiamo di questa cosa. Davanti a tutti, per me alla luce benissimo. Del, alla luce del sole. Non credevo che un giorno qualcuno li avrebbe letti ad alta voce. Pepitaiolo, sì, i tuoi gatti. Ma tira, se vuoi io sto qui, senza problemi. Ma dipende se gli ho dato i permessi o meno. Glielo do, se lui mi dice che vuole accedere, io do tutti i permessi. Per accedere nel mio canale. Faccio venire. Niente, qua bisogna specificare sempre. No, non può, può. Va bene. Va bene. Allora io entrerò nel tuo di canale. Non oggi, nei prossimi giorni. Così, all'improvviso. Così, all'improvviso, a un certo punto sentirai una voce, una presenza. Dice no, non dire così. Cosa? Non dire sentirai una presenza, pare brutto. No, nel senso, ma io sto leggendo pure quello che ha scritto Facile. Fa, daglielo, l'accesso al canale, daglielo. Niente, questa sera il doppio senso viaggia. Esatto, Sardegna, è una presenza. Una presenza. Allora, ragazzi, cabina armadio, che ne pensate? Ditemi cosa ne pensate. Aspettate che metto anche una lucetta all'interno, che insomma male. No, Francesca, non è che lui builda solamente, è che Federico ha qualche problema anche con, cioè ha qualche problema col gameplay in realtà. Basta, sì, allora è vero, nel senso. Allora, aspetta che cerco un attimo di recuperare. Allora, ma che ne pensi della progressione negli scenari? Come ti stai trovando? Allora, premetto, secondo me è una cosa fighissima, però io non l'ho ancora utilizzata perché io effettivamente, come dice Mariano, ho un leggerissimo problema col gameplay. Cioè, per me The Sims potrebbe essere fatto solo de strutture, basta. Però capisco che, insomma, è fondamentale per chi gioca. E quindi, cioè, è una figata. Io ci ho provato a giocare, ci sto provando a giocare, perché questa casa è fatta per una persona che io ho pensato mi potrebbe dare soddisfazione nel giocare. Però mi dovete aiutare voi. Quindi io questo che è fatto per voi. Lalla, mi sa che mi sa di vecchio. Lo so, ma non c'è. Lo so, caro, Lalla, ma qualcosa che lo rappresenti ci deve essere. Mariano, allora, tu stai giocando col fuoco, tesoro, oggi. Amore, le vedo le mani, io te le stacco quelle mani, capito? Non te le faccio più andare sulla gatta, ti faccio col gomito, le faccio scrivere sulla tastiera. Ma guarda che, senti, Federico non Barbarella. Aspetta, Barbara D'Urso o Barbarella? Perché sono due cose diverse. No, allora, Fede, se mi fai questo favore, domani non vado ancora al lavoro. No, tu domani vai al lavoro, no? Che non ce vai. Lalla, io guarda, io l'ho messo nero. Che ne pensi? Secondo me è un po' meglio, no? Lo so, purtroppo non c'è niente, cazzo. Intende la D'Urso, dice Sardegna. Ok, perfetto. Il problema è che non hanno integrato con le chiamate che ti arrivano. No, ti arriva, tipo, arriva il messaggio della mamma che vuole avere un figlio 3 volte al giorno, anche se ha disattivato la progressione. Ah, sì? Ma perché...
Perché in teoria poi fanno figli a gogo senza mai sposarsi. E vabbè, si divertono, insomma. Eppure le televisioni ci stanno in The Sims, eppure gliele mettiamo le televisioni nei cosi, nei... Niente, loro fanno feste e divertono a far figli, beati loro, beati loro. Tra l'altro, è quello che io e Lalla amiamo di più, cioè il fatto che i Sim fanno figli. Cioè io e Lalla siamo sempre pronti, appena qualcuno dice figli, vai. Si vede che sono attaccate alle tradizioni, vero, vero, probabile. Ho capito, ma manco così però, Maria, voglio dire, non mi puoi far figli a gogo. Ma perché, scusate, avete notato che ogni 3x2, cioè, ogni 3x2 vanno in bagno? Stanno sempre solo in bagno? Oh, avranno problemi con la prostata. No, ma c'è una cistite in corso qua, io lo dico. Insomma, è un problema serio. È un Mamma mia, problema. terribile la progressione, dice Emiliano. Emiliano si sì, è molto nervoso nei confronti di questo nuovo aggiornamento. Ma che la d'Urso, Fede a volte ha uscite identiche a quelle dell'inarrivabile Marchesini. No, perché tu devi sapere, mio caro facile, che per me Marchesini è un mito. Io ci sono cresciuto, io so di quegli anni, quindi capisci bene che. Lei e Anna Magnani. A me datemi la Magnani e mi fate felice. Comunque, mio caro Euforbia, mo parlando, voglio parlare un attimo di un altro gioco. Sì. E in realtà penso che a te piaccia, poi ovviamente se non ti piace lo dici. Ok. Non so, ti piace Harry Potter? Il film? La serie? Cioè, Sì, sì. film, Aspetta, libri. Bene, a breve uscirà. aspetta un secondo, aspetta un secondo. Fortuna che c'è il limite a 8 sim perché ho una famiglia che ha fatto 6 figli. Meno male. Madonna mia. Vero, Mariani, i figli almeno movimentano il gameplay. Sì, ma voglio dire, stai dietro, ce ne vuole. Ma delle piante fede in casa? Sì, ce le metto assolutamente. Ma figurati se Federico non mette le piante in casa, Francesca. Allora, fra, tu devi sapere una cosa. Io non ho il pollice verde, cioè nel senso io neanche le tocco le piante, io basta che le guardo loro muoiono. Però c'è una compensazione con un Esatto, Teo. Io blog. amo il tuo compagno, cioè amo Teo. Lascio se vuoi. Ma qua appena scritto Hogwarts Legacy, cioè io ti amo, Teo, ti amo. Allora, praticamente cosa succede? My Love, Theo, gli sorro 1981, non ha il pollice verde, lui è praticamente tutto il braccio verde, e Lui è tu tipo devi... la Poison Ivy della Infatti situazione. sì, Poison Ivy praticamente. Lui, qualunque pianta tocca, cresce. E ti dico solo una cosa, mia cara Francesca, io in salotto ho un albero di banane e non aggiungo altro. Fai tu. Ma Quindi... le banane, poi ve le mangiate? No, ma non le fa ancora. Fortunatamente Ah, ancora ok. non le fa. E quindi ci salviamo. Ci salviamo con questa cosa delle banane. Ma penso che più avanti nel tempo le farà. E la cosa mi preoccupa perché insomma. Lala, nemmeno io ho seguito la presentazione, però ho visto un po' di video, è spettacolare il gioco. Cioè, secondo me sarà un bellissimo gioco. Tra l'altro, Fede, puoi crearti bene il tuo personaggio, fare tutte queste cose qua, quindi secondo me piacerebbe anche a te, se ti piace poi la saga di Harry Potter in Allora, la generale. saga di Harry Potter mi piace. Perché no? Uno prova tutto al più. Che problema c'è? Magari uno può pensare anche di portarlo in live. Anche volendo, why Anche not? perché ci sta anche la giocabilità online, quindi puoi giocare anche con i tuoi follower. Ma davvero? Che è quello che spero un Yes. giorno facciano anche su The Sims. Ma la vedo un po' Allora, su The dura. Sims vogliono mettere il riconoscimento facciale, mo. Cioè che crei il sim in base a una tua foto, immagino. Io pure la fra, io pure. Pollice nero, assolutamente. Ma magari. Sì, facile. C'ho un banano in salotto. Purtroppo, ahimè. C'ho piante che mi arrivano fino al soffitto. Love, quante orchidee c'hai? Diglielo un po' ai ragazzi. Sì, l'ho vista e devo dire che mi interessa molto. Ma sapete che posso fare? Nel mio canale faccio giocare a My Love a questo qui, Magari a potete Theo. giocare anche insieme a Harry Potter. Anche, potrebbe essere un'idea. Oh, io ti vengo a fare subito compagnia, Va bene, va benissimo. Ma venite tutti a farmi eh. Dai. compagnia mentre giochiamo a... 131 orchidee.
Capite, ragazzi? 131 orchidee. No, aspetta, aspetta, parliamone, parliamone. No, non c'è da parlare, c'è da ricoverarlo, non c'è da parlare. No, no, no. Cioè, capite, dico... ragazzi? Cioè, ma voi vivete in un appartamento, giusto? Sì, è un appartamento molto grande, fortunatamente. Però... Beh, se si negate l'appartamento, sono orchidee che lo mantengono. Praticamente. Ma poi tutte lo stesso colore o colori diversi almeno? No, c'è di tutto, Maria, c'è di tutto, c'è. Ti dico che c'è di tutto, è una cosa impressionante sto Cristiano. Quindi quando mi servono un paio, devo fare un bouquet di fiori, vengo da voi, tranquillo. Ma non, no, con le orchidee non si fanno i bouquet dei fiori? Poi, allora, a Teo non piacciono i fiori recisi, ve lo dico. Tipo quindi, le rose e cose del genere? Non gli piacciono i fiori recisi. Non gli piacciono. Allora ragazzi, stessa funzione. Vedete qui il tavolinetto l'ho ridotto e quindi rimane sospeso. Facciamo stesso giochino di prima con solo orchidee. Poi ci sono le altre. Cioè solo orchidee sono 131. Voi immaginatevi tutto il resto. Vabbè, allora un giorno di questi farò parlare te con mia madre per capire come tenere un'orchidea e farla crescere. Ma lui ha un profilo Instagram. Ah sì? Già. Teo, digli come ti chiami su Instagram, che io il tuo profilo non ricordo mai, anche perché me basta guardare Cale come dentro casa. Vi dico solo che lui in salotto praticamente ha... solitamente le persone normali utilizzano in casa il deumidificatore. Lui ha invece l'umidificatore in casa. Quindi questo significa che è una cosa che crea fumo, praticamente. E quindi cosa succede? Vaporizza. Vaporizza, sì. Peccato che una volta se l'è scordato una notte acceso. E la mattina quando sono andato ad aprire il salotto, perché i cani dormono ovviamente in salotto, nella loro cuccia, praticamente non riuscivo a vedere il tavolo, che sta dalla parte opposta del salotto. Io dicevo, madonna, ma c'ho proprio gli occhi appiccicati stamattina. No, c'era la nebbia. Regà, la nebbia ci stava. Non dico altro, praticamente. Sei come me. A far fuori il cactus. Adoro. Quindi, aspetta. Che gli ha chiesto? In totale quante piante sono? Nessuno è mai riuscito a contarle. C'è solo una cifra, credimi, una cifra proprio. Madonna, queste orchidee c'è solo nel profilo di... Profilo di Teo, ma queste orchidee sono enormi. A parte che sono enormi, ci sono anche orchidee che hanno dei fiorellini piccoli così, ma piccoli, e fanno un profumo impressionante. Ragazzi, credetemi, io non pensavo neanche che facessero profumo le orchidee. No, ma le foto che fa il gatto sono spettacolari comunque. Il gatto è bullizzato. Il gatto è bullizzato praticamente. No, per chi non conoscesse il gatto di Federico, spero che a breve lo vedrete in live. Sta dormendo qui sotto, sta dormendo nella sua cucina. No, vabbè, ma le facce che fa il tuo gatto sono bellissime. Oddio. No, ma il gatto è... Vabbè, il gatto è qualcosa di spettacolare. Cioè, quindi... no, è bellissimo. La foto dove stanno i tuoi bulldog e poi c'è il gatto che starà sbarigliando. Sì, tipo, che, però sembra, che però sembra in realtà che sta urlando, tipo, basta! Così, fa, esatto. Me. Adesso io già so che se posiziono sta pianta qua, lui arriva e dirà, quella pianta lì ha bisogno di luce. Sicuro? Quanto ci scommettete? Secondo me arriva e ti dà un bello schiaffo, ti dà uno schiaffo bello forte. Io ho letto che le orchidee hanno bisogno di caldo umido, perciò la piazzata in bagno sopravvive da ben 2 mesi, siamo in odore di record. Non lo so, Pepi, questo devi parlare con lui, perché io proprio alzo le mani, per me... Cioè, non lo so, non so proprio che cosa, che dirti, tesoro. Non so proprio che dirti. Comunque, tanto ditemi che pensate di sta camera da letto. Mo' io ci piazzo qualche quadro, qualcosa, e va bene. E perché... Comunque te ho lasciato il follow. Ma guarda te, se mo' gli aumentano i follow e a lui... Cioè, mi sfrutta anche con il canale, mi sfrutta. Attenzione, eh.
Tesoro, io ti ho messo il follow su Instagram, tu non hai ricambiato il mio follow sull'account Ma privato. che stai a Anzi, mi dire? sembra proprio che mi devi ancora accettare. Ma veramente? Aspetta, lo facciamo in diretta, sennò poi altrimenti qui. Allora. Federico Pellè, Federico, scusa. Federico Pellegrini, non c'è problema. Non Ah, ok. c'è problema, mica No, insieme a me, dai. mi hai accettato, mi hai accettato. Ok, Ah, adesso mi hai infatti mi accettato. sembrava strano che non ti avessi accettato. Figurati, Maria, se io a te non ti accetto. Beh, da me sono divise in quattro stanze diverse. Allora, non so se riuscite a vedere dietro lì c'è un mega piantone. Non so se si vede, non credo. Non credo. Forse, vabbè, non so se riuscite a vedere il mega piantone lì dietro. Quella che vedete alle mie spalle, che è una pianta che ormai ha preso il sopravvento, in realtà è una pianta carnivora. Ecco, Ah. però non è quelle di tipo la piccola bottega degli orrori, Oh, ma eh. Martina se ne intende, opera di piante. Sì? Sì, ha scritto Lascia pure, la fotografia, è una è dracena. bellissima. Beh, Martì, il mio nome, Euforbia, l'ha scelto te, ovviamente. E è appunto il nome di una. De no, di una pianta. Dio, se dico una pianta, quello mi mena. Ah, vedi. Perché ha lavorato 2 anni in. Intanto devo trovare, insomma, dei quadri che siano un po' decenti. Forse questo mi piace. No, vabbè, una mia amica ha pubblicato una cosa su Instagram, mi ha fatto sorridere. Sono talmente stabile mentalmente che minuto sto bene e il minuto dopo mi fermo a Molto pensare e sprofondo sensibile. in un, Bro, in un crollo calcola che emotivo per faccio 4 giorni. pure. Allora, tu calcola, Martina. Ma aspetta. Martina, giusto? Sì, Pepita e Martina, sì. Tu calcola Sì. che lui ha lavorato anche lui in un garden center. Qui in Germania ci stanno dei garden center pazzeschi. E considera che era il sogno della sua vita quello lavorare in un garden center. Poi dopo ha lasciato perché si è reso conto che è una vita molto dura, molto difficile. Che belli che sono sti quadri, mi piacciono tantissimo. Ragazzi, io questi ve li consiglio. Belli proprio, belli, veramente Quest... belli. Allora, andate a... Sì, dipinto grande, sì, lo so, ok, perfetto. Allora, cercate Fruit Loop PS40, vabbè, tanto adesso vi dovrebbe comparire. Fa delle creazioni bellissime, ve lo dico. E la cosa bella è che i quadri della galleria, se poi piazzate una casa con i quadri della galleria, non risultano essere CC, quindi vi rendono la casa bellissima, però comunque nello stesso tempo. Ma lo sai che c'è? Io volevo provare una volta, cioè li volevo creare proprio io i quadri in realtà. Allora, mi hanno Mi detto che non è sono... facile, lo sai, Maria? No, per niente facile, io lo volevo fare però... È un lavoraccio, è complicatissimo. E poi credo che devi avere tipo un programma. Deve avere... Eh sì, The Sims Studio. Una cosa del genere. Però, insomma, se ci riesci, vengono fuori delle cose No, ma abbastanza perché io fighe. volevo creare... Praticamente volevo tutti i quadri della Marvel, ma il punto è che se cerchi in galleria non ce ne sono tantissimi, cioè ci stanno solamente dei personaggi che conosciamo tutti e magari io che conosco bene i personaggi Marvel volevo qualcosa di diverso. E quindi per questo volevo fare questa cosa. Beh, puoi sempre provarci, chi te lo impedisce, scusami, puoi Nel tempo. sempre, il tempo. Allora, invece di passare ore, 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 su The Sims, che in realtà va Tesoro, benissimo, tesoro, che in realtà... tutta la settimana io sto a giocare, sto a lavorare, a giocare, a A lavorare, vabbè, giocare sto a al lavorare, lavoro. Mariano, esatto. Boni regà che Mariano si è svelato. In realtà lui non lavora, lui gioca al lavoro. Sì, anche Quindi i soldi che prendo sono finti. sono quelli del Monopoli. No, peggio, peggio, sono quelli là, sono peggio delle criptovalute, me le stampo io a casa. Vabbè. No, comunque, No, povero quindi Mariano, povero le Marianno, le Marianno.
un po' di decorazione, cioè, ragazzi, facciamo, aspettate, facciamo questo. Ho un bel po' di giochi da finire su tra PlayStation e Switch. Ok. E non ho il tempo. Ma davvero? Ok. Ti giuro. Mi piace un pochino così. Cioè venerdì, che il giorno dopo sto a casa, venerdì rimasi tipo su Discord fino a mezzanotte massimo, mezzanotte e mezza, tipo, perché stavo a crepare sonno. Mariano, Martina chiede che lavoro fai? E io lavoro, faccio il contabile, un'azienda che si occupa di smaltimento rifiuti. Sì, copia, ho creato il personaggio, ci ho giocherellato allo Stark e mi ha fatto abbastanza schifo. Ecco, come essere felice e soddisfatto delle proprie azioni. Allora, mi piace allora, stare così attrezzato, posso dire? A World of Warcraft ci giocavo, però l'ho eliminato. Humankind non ci ho mai giocato. Allora, a Work... Ah, beh, sì, aspetta. L'ho chiesto My Love, chi giocava... Brutta persona. Io lo adoro, facile. Io facile lo adoro, lo giuro. Brutta persona, allora così è tutto il mondo, brutte persone. Io cioè voglio passare una serata con facile, lo giuro. Posso dire? Voglio passare una serata con facile. Facile.it, facile.it, facile.it. Anche tu vai con facile.it. Allora, vediamo un po'. Sto guardando Humankind nel frattempo. Ah, sì, ti ha suggerito Teo, sicuro. Questo Sì, gioco lui ha scritto qualcuno ci gioca. è. Oddio, raga, posso dirvi una cosa? Mo, vabbè, io forse ne faccio adesso. Però una noia. Cioè, lento, è lentissimo quel gioco. È proprio lento. Fede, a me Come. piacciono tutti questi giochi così, a me piacciono, quindi... No, Allora, in ma. realtà, sullo sfondo videogiochi, devo essere sincero, gioco un po' a tutto io. Cioè, non mi privo quasi di nulla. Finché ho console o comunque un PC prestante, io gioco. Ah, ok. Vabbè, ho capito, Maria. Però credimi, ci stanno dei giochi che. Allora, a me piacciono. Questo non è, ad esempio, The Sims. Se vai in play, è abbastanza dinamico, no? Diciamo così. Diciamo che è abbastanza dinamico, ok? Però, se. Sì, il pavimento qua mi è uscito fuori. Comunque è figo Humankind, Stato io pure a dire. eh? No, guarda che figo, c'è un gestionale strategico. Allora, è figo, sì, però è lento. Ragazzi, è lento da morire. Ve lo posso dire? È proprio lento, lento, lento. Cioè, non, a me non piace per questo motivo. Ho capito, Fede, però non lo Ragazzi, so. due, ne mancano due. Arriviamo a 50 follower. Dai, vediamo di riuscire. Tiriamo fuori sti due follower. Chi viene? Chi viene a giocare con me? A stare insieme a me? A farsi quattro risate con me? Dai, dai, dai. Dai, che so che ci siete. So che ci Fede, siete perché Fede, però sempre. se Io fai così sono dicono ma chi è sta matta e se ne vanno. d'accordo. No, ma come che sta. Vabbè, ma ci sta, perché insomma. Io comunque Sta parlo un camera attimo con... è figa, regà. Vi posso dire? Mi dite se vi piace sta camera? Con la cabina armadio? Che dite? Hanno Sì, anche ci fatto la sta. colorazione italiana, è troppo interessante. Io anche. Ok. Gliel'ho presa, ma mi crasha. Ai. Dica, vedi? Planet Zoo non ci ho giocato. Non ti piace. Cambiamola. Suggeriscimi, dammi suggerimento. Che cos'è questa cosa? No, chiudi qui un attimo. No, io comunque ho Ok. deciso, mi devo comprare il nuovo Final Io ho molta Fantasy. nostalgia dei vecchi giochi anni 90 con i personaggi buffi. Durante il primo lockdown ho riattaccato la PlayStation 2 e ne ho rigiocati 3. Dai, ma che figata! Quelli vecchi. Ma tipo Super Mario, queste cose qui? Release ufficiale o amatoriale?
a tutti i link se si lampada con le piante. Lampada con le piante, lampada con le piante. Tu dici questa? Questa qui? Questa qui dici? Sì, ce li ho tutti. Io ho tutto, 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 tutto. Il mio è proprio completo, completo, completo. No, in realtà bugia. Me ne manca uno soltanto, che è quello di Halloween. Però non mi interessa. Ok, E no, e perfetto. no, e mo ti dobbiamo sfidare, devi creare una casa stile horror. Guarda, tu lo sai che io in realtà posso farlo anche senza quello, eh? No, no, con quella pecca. No, ma è brutto, ma non mi piace proprio. Cioè, c'ha quattro cose buttate lì che non utilizzerò mai. Cioè, giusto Halloween, quando fai una casa Halloween, che ci fai il coso, le zucchette, basta, solo quelle. Oh Poi per mio Dio, il fanno prenotare finalmente Hogwarts Legacy. Sì. resto. Sì? Oh mio Dio. Vabbè, poi ci A me piace sta a anche fare. molto perché quando ero più piccola giocavo tantissimo a Zotikon. Zotaikon, Zotikon, bellissimo, quello che sempre giocavo. Zotikon. Facevo un mega zoo, poi levavo le uscite e liberavo i carri. Adoro. Lalla, e poi su The Sims vuoi fare i figli. È vero, è vero. Lo so che per collezionismo dovrei prenderli anche io, ma in realtà, boh, non lo so, devo essere sincero. Vabbè, collezionismo fino a un certo punto, perché comunque compriamo tutte le versioni online, quindi. Eh sì, cioè nel senso, poi quella è proprio una cosetta un po' così. Boh, vabbè. Non lo so, magari non è detto che non la prenda, più avanti. Può essere una cosa che. A me manca un kit del cast, quello maschile e quello nuovo. Ah, quello là, il viaggio. Io a Federico gliel'ho fatto prendere quelli là del cast. Li feci prendere quei kit, quello là che stava con i vestiti che ci facevano un sacco. Ah, sì. Mi Quello ricordo. là nuovo, diciamo che i maschi possono mettersi le corna, cose del genere. Allora, È non mi gender piacciono. fluid, è gender fluid. Però non mi piacciono i colori che hanno scelto, troppo sgargianti, troppo. Non lo so. Tu metteresti mai la gonna, Mariano? Dimmi. Secondo Ma me in ti sta realtà bene. non. Tu che sei alto con le tue gambe slanciate, Mi devo praticamente. fare prima la ceretta praticamente. Vabbè, ma che è? Un po' così, un po' gender fluid. Ci piace? Ci piace invece, sì, Va può bene, essere. allora se un giorno ci dovremmo incontrare, ci dovessimo incontrare, facciamo la live e io sarò Marti, in gonna. Marti, io ti adoro. Cioè, tu vedi, cattivissima lei. Perché fa tutte le cose e poi fa fuggire i carnivori, si mangiano tutto. Ciao Ale! Ciao Ale Occi! Ciao Ale, ciao amo, come stai? Tanto domani sera sei con me, vero? Fammi un cenno, dimmi di sì con la testa, anche se non ti vedo, perché io so che tu mi stai dicendo di sì con la testa. Ale Domani Occi, sera. senti, puoi mettere il follow per favore? Lei già l'ha messo, figurati se non l'ha messo. Ma quando mai è nuova? Ma chi è sta Ale Occi? Domani sera, ore 21:30, qui su Twitch con Alessandra. Scopriamo il nuovo kit. Ci facciamo quattro risate e vediamo cosa ne può uscire fuori. Vedi, non so se stai parlando con me, non ti sento. Non ti sento! Cos'è? Chi è che diceva così? Non mi ricordo. C'era uno che diceva così. Comunque, ragazzi, no, aspetta, mi serve. Bah, quindi io faccio comunque, ragazzi, ma però non si dice, però mi perdi i pezzi. Allora, altra cosa, ragazzi, importantissima. Importantissima, che voi dovete sapere assolutamente. Vedete gli specchi, secondo me, sempre un po' troppo alti. E noi che cosa facciamo? Cosa facciamo, Mariano, con questi specchi 9 li abbassiamo. così alti? No, 9 li alzi. E Vabbè, non si può capito. abbassare perché se viene messo così. Cosa bisogna utilizzare, Mariano? Ti interrogo. Mariano, non sei attento, eh? Mariano, ti mando dalla Solo. preside, La preside chi è? Sempre eh? No, è Silvia. te. Hai finito le case bianche e nere, dice Ale. No, lo sai che quello è il mio marchio di fabbrica, Ale. Le case bianche e nere sono il mio marchio di fabbrica. Ok?
l'altro nel nuovo kit saranno tutti mobili coloratissimi. Infatti, infatti. Allora, Tool. Sì, Ale, ti ha sostituito con me. Meno. Zero. Aspetta, aspetta, aspetta. Dove vai? Dove vai? Buono, non scappare tu, qui. Ecco. Allora, Tool, L'ID per di abbassare. Federico è sempre Euphorbia 1981. 0,5. Voilà, un po' troppo poco. Un po' troppo poco, non so se si può sentire, però. E allora, Tool, selezioniamo l'oggetto, eleva. Per mandarlo sotto, quindi per abbassarlo, facciamo meno 0 punto e 0 e mettiamo l'importo fino a 9, oppure fai... dovrebbe essere così, dovrebbe andare giù. Ok, oppure che ne so, in questo caso io ho messo 10 per abbassarlo ulteriormente. Poi comunque faremo sempre con Alessandra. Una live proprio anche sulla Tool, quindi seguiteci che ci stanno tante cose interessanti da scoprire. Vi faccio diventare a tutti quanti dei builder pazzeschi, così partecipate tutti quanti ai contest di Silvia. Vi voglio tutti belli, perché io so che voi siete pieni e carichi di idee. Lo so, vi sento. Ah, Fra, ecco, vedi per cosa uso Basta, ho deciso. la Adesso apro cerniera. La il mio canale cerniera. Twitch. Basta. Ti vuoi aprire un canale Twitch? Io te lo dico, Maria, Sì. apri il canale Twitch e ti veniamo a seguire. Why not? Lo chiamerò Euforbia. Credo che sia stato già usato, mio caro Mariano. Allora. Credo che non puoi utilizzare. C'è il copyright su questo nome, Metto sappilo. 1982 che vuoi, lo posso usare. Che poi in realtà io voglio. Adesso vi dico di una cosa. Qui c'è Euphorbia 1981. Ma nel conto della Tool non si può usare. È vero, Lalla. Ma si trova anche un sistema anche lì. Fidati di Federico tuo, poi te lo faccio vedere come si fa. Tu fai una stanza sotto e cominci alza, 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 alza. È un po' più rottura, però insomma si può fare. Si può fare. Infatti c'è ragione. C'è ragione, facile. Non puoi copiare, mica sei Alessandra. Solo lei può copiare. Eh? La Ah. presa bianca? Non lo so dove sta la presa bianca, dai. E prova a vedere nel cassetto sotto al mobile della televisione. Scusate, piccole cose familiari. No, vabbè, ma se il tecnico chiede delle cose, devi per forza Ah. rispondere subito. Comunque, guardate la mia skin, che meraviglia. Sta luce è pazzesca. Un ragazzino dei 15 anni. Eppure ne ho 40, ragazzi. 40 anni. Maria? 40 anni. Ragazzi, camera da letto finita. Che ne pensate? Vi piace? Non vi piace? Brutta? Bella? Boh, non lo so. Che Sembri tanto dite? Paolo Fox quando dici mi piace, non mi piace. Paolo Fox. Dalla, perché a te piacciono le cose colorate? A me non dispiace comunque. Allora, io tu devi sapere là Ah no, è che. Ale che ha scritto brutta, scusa, Lalla. Alessandra mi deve sempre sminuire. Ma va bene, va benissimo, Alessandra glielo No, concedo. è solo geloso perché non è capace, non è riuscito a copiarla, capito? Vabbè, dai, non è bruttissima. Allora, io la casa questa qua l'ho finita, ragazzi. Cioè, in realtà no, non l'ho finita, c'è da fare tutto il landscaping intorno, ma quello poi magari lo faccio in separata sede e lo pubblico. Sti tetti so orrendi, io direi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Madonna, sono brutti forti comunque. Ma Io direi di perché? fare un tetto moderno, cioè quindi piatto. Piatto? Un tetto piatto? Sì. Ah, proprio così, Mariano. Ma tu sei audace, Mariano, eh? Mariano, Perché voglio Mariano essere l'audace lo chiameremo? Lo di chiameremo? tesoro, questa è la mia strategia, visto che non so fare tetti. Quindi la strategia di Mariano, cioè questo, quindi adesso do ti debbo fa debbo dobbiamo fare quindi. Ma se facessimo una scala esterna che va sul terrazzo, come la vedi, Mariano? Dimmi se ti piace. Ci Vi starebbe piace però. questa idea, ragazzi? Visto che Mariano vuole che io faccia un tetto piatto, però poi una volta fatto il tetto piatto, sì, vabbè, ok. E poi
lo si potrebbe sfruttare per fare tipo un terrazzo. Cosa ne pensate? Ci sto, magari ci mettiamo un telescopio. Sì, ci sta. Martina dice ci sta. Non ho fatto molto domani nella continuo. Conto di finirla. Brava Ale. Ale, premetto, domani io sto a casa, quindi ok, sappilo. Così, tanto per adesso mi risponde Estica. Allora, cominciamo qui. Piazziamo. Aspetta, facciamo così. Questo. Copia, vedi? Anche su The Sim, cioè, copia. Copia. Allora, così. Tac. Pensavo un po' più ampia, direi di farlo, sto detto, no? Facciamo un po' così. Guarda che c'è copia che se vede, cioè che vede queste cose dice ok, come si mantiene? Come si mantiene? Si mantiene che è così? Come si mantiene? È facile. È un tetto, non è. Niente. È così. Normale, ci sta. Un tetto. Ah, ma mi diceva diceare che hai costruito a Glimmerbook. Sì. L'ha scelto Teo la locations. La locations l'ha scelta Teo. Te capì? Allora, aspetta, qui facciamo così. Allora abbiamo detto, ce la mettiamo sta scala, sì o no? Andiamo sul tetto, abbiamo detto, no? Ok, perfetto. Io vi adoro perché mi assecondate in questa folle situations. Tesoro, la casa è la tua, mica è mia. E vabbè, no, ma la casa è vostra perché in realtà io chiedo supporto a voi ragazzi, quindi per me voi siete il supporto, capito? Allora, L'emotivo. siete il mio supporto. No, che cosa stai facendo? Ah, maledizione. Ah, ok. Sì, però se io faccio così, no. Poi tu dici che io non devo rosicare. Guarda, Maria, guarda. Vabbè, allarga un po' la casa, abbiamo risolto. Ma che allargo la casa? A parte che fatemi spostare sto albero che mi urta il sistema. Allora, visto che questa casa decide di farmi un po', come dire, innervosire, adesso facciamo in modo di rendere la casa. Oh Ale, ma perché si scrive in caps lock? Perché stai urlando? Aspetta, facciamo così. Cosa sto facendo adesso? Ok, facciamo così. Vediamo, eh. Ho un'idea. Vediamo se. Ale, Vediamo. ma ti leggiamo anche se non urli. Vediamo se. Cosa gli stai dicendo alla mia Alessandrina? Perché Sta urlando. sta urlando? Perché Perché Ale stai dice che urlando? se non urla non la leggiamo. Ah. E poi sono la moderatrice, quindi posso urlare. Ma che ragionamento è? Oh, non mi fate innervosire la mia Alessandrina, eh? La mia Alessandrina, mia Alessandruccia, mia, tutta mia. No, veramente posso dire che è tutta mia, perché insomma pare proprio brutto così, però. Ok, vediamo se finalmente riesco a fare quello che ho in mente di fare, per fare quello che devo fare, dove devo andare per fare quello che devo Allora fare. sono d'accordo con Martina. Cosa? Sto coso tondo no. Però lo sai perché volevo. Ma vi spiego. C'è una motivazione. C'è una motivazione perché ho in mente una cosa. Ed è la seguente. Ed è la seguente. È la seguente. Allora, se mi date tempo, vedo gusto, come si suol dire. Dice Martina, no, non spiegare, leva. Marti, ma no, dammi un secondo, Vabbè, diamo io un'occasione, dai. un'occasione nella vita, datemela, vi prego. Una, mica tante. Un'occasione. Poi se sei degna di darsi pure una mossa, mi fa pure piacere sta cosa. E aspetta, credetemi, ci provo. Perché
perché la mia idea era quella di fare una scala. Ecco, mi ha levato pure il pezzo sotto, Maria. Senza po' di. Se può dire. Pure io, Lalla, pure io. Cosa, cosa? Però la doppia. La scala la farei un po' più larga. Che vuoi su. Che volo sul tetto? Aspetta, aspettate un attimo che sto. Mi sto a impicciare. Un secondo solo che mi sto a impicciare. Ecco, Mariano, mi muore pure in live. No, oh, se quanti visualizzazioni fai dopo? Sì, ho capito, Maria, ma non sulla pelle tua, però, ecco, vorrei evitarti, so. E tesoro, vuol dire che quando diventerai ricco, eccetera, mandare alla mia famiglia i viveri. Ah, oh, così, proprio, va bene. Ok, Mariano, come vuoi tu. E così sia, le tue ultime volontà queste sono? Certo. No, la mia ultima volontà, Fede, è questa. Ecco. Una bella casa a Sulani dedicata a me. Una bella casa a Sulani dedicata a te. Va bene, Mariano. Sarà fatto anche quello. Faremo tutto ciò che vuoi. Tutto ciò che vuoi. Tu ordini e noi facciamo. Allora, vediamo un po'. Vabbè, ma aspetta. Non esageriamo, nel senso che relativamente tu ordini e noi facciamo. Allora... Ah, no, perché già stavo per dire... Ale, ma tu le copi? Allora, mi piaceva sta cosa che era un po' tondeggiante così. Non vi piace? Oddio. Non è brutta, eh? Aspetta. Però io allargherei, come diceva Lalla, allargherei un po' la piattaforma della scala, perché avrebbe, ha più senso, sì, con questo tondo. Ma tu dici la scala questa qui che va sopra? Sì, sì, vabbè, sì. Se può fare tutto, se può fare tutto. Aspetta, sì, perché ha più senso, capire, mettere questo tondo più grande, capito? Se può fare tutto, se può fare tutto relativamente. Ecco, così. Guardate che ci sta, secondo me non è male, eh? Già va meglio. Allora, vediamo anche un po' di colori un po' più... Orrore, Fede, ma che fai? Non ti riconosco più. Indovina che ha scritto. Alessandro. Indovina. Cos'è lo... Mi piaceva sto rodo... Vabbè, basta, lo tolgo. Ti levavo il tondino, basta. Via, tolto tutto, tolgo pure questi, non mi piacciono. Ok, in questo momento mi sono sentito molto Silvia. Quando non gli dà soddisfazione, sfascia tutto. Vabbè, però una scala ce la devo mettere quando sopra. Volevo farla una pedana per mettercela. C'è una pedana, senti, una base, cioè, volevo mettere. Ecco. Quindi faccio in questo modo. Dice Ale, aspetta, prova a leggertelo con la sua voce. Scusa, ma in una casa tutti spigoli non puoi mettere un tondo, eh. La volevo ammorbidire, scusami, non lo Federico, farò. Ma che vuoi, ma che volevi ammorbidire? Non lo faccio più. Metti un trampolino elastico, dice Copia. Io lo adoro sto ragazzo, lo giuro. Lo adoro. Ale, scusa, non so copiare come ti imparerò. No, Fede, la scala così no. E quello no, e quello no, ma quello no, ma tutto no? Ma perché no la scala così? Che va fatto sta scala così? Vabbè, così va bene, dai. Che c'ha che non va sta scala, mo? Ecco, che c'è due tempi pure per cambiasse. Mi volete dare una ringhiera? Datemi una ringhiera, cioè nel senso, ditemi che ringhiera ci posso... De ferro. Perché sta mano può essere piuma o può essere ferro, giusto? Esatto. Ok, perfetto. No, aspetta, forse di cemento pure ci sta, però non questo bianco. Ok, di cemento, vediamo. Quello che già hai messo sopra, intendo, però non bianco. Ok, va bene. Ale, allo stile CDC. No, questo... Lo spiego dopo che significa CDC. No, mo ce lo spieghi subito che vuol dire CDC. Alla cazzo del cane. Ma che stile ha sta casa? Ma voi datemi tempo.
Mariano mi ha detto che devo fare il tetto piatto, eh. Oh, mo, non voglio tutte le responsabilità. Sì, perché il tetto, allora, io la vedo moderna questa casa, sinceramente quel tetto che non era per niente moderno non... Però è pure vero che è una casa che è stata ristrutturata. Oh, Mariano, ci sta. Una casa che era stata ristrutturata. Comunque Ale ha uno stile moderno industrial, dai. Possiamo Industrial. definirla così. Industrial. Sì, hai sentito che bella pronuncia in inglese che c'ho? Davvero? Bravo, Mariano, bravo. Ci piace, ci piace, ci piace. Mariano International. Io ho pure una buona pronuncia di francese, peccato che non lo sappia parlare. Un petit? Madonna mia, orrenda sto detto, però. Ma tu, Maria, sei Il mio sicuro? professore. Tu, Maria, sei sicuro che devo fare? Volevo davvero sapere che stile avevi dato. Ah, beh. Vuoi vederla dentro, Ale? Che tu, Ale, forse dentro non l'hai vista? La vuoi vedere? Eh? Sì, no, boh, forse. Sì, Beh, fagliela siccome, vedere. aspetta, lei non può sentirci. Ha scritto eh sì, se vuoi, Ah, sta ok. sentendo. Ah, no, perché prima ha detto che non ci poteva sentire. Ok. Allora. Fede, ma se è mezz'ora che siamo, che è arrivata Ale e che sta sentendo tutto quello che diciamo, Ma ha detto che non poteva sentirci. Io che ne no? so. Si è messa in cuffia, si è messa. Ah, si è messa la cuffia, Ale. Ok. Perfetto, entriamo. La faccio vedere così. Ok, allora entriamo. Qui c'è il salotto con lui qui che è figo. Ok? Qui c'è il salotto. Poi abbiamo di qua Chi è? C'è la... Che cos'è? Ah, Ale. si è messa le cuffie. Ah, è entrata Ale, ok, la moderatrice. Ale, buonasera. Buonasera, mi sentite? Adesso sì, ti Sì, sentiamo adesso sì. molto bene. Aspetta, vi devo salutare. Tesoro, grazie per Scusate che io essere devo abbassare passata. il volume della chat. Aspetta, Ale, che saluto un attimo Martina. Martina, grazie per essere passata. Sei stato un Ciao tesoro Martina, essere stata con buonanotte. noi. Speriamo di vederti anche domani, che ci sarà con Ale. La live è 21:30 qui su Twitch per il nuovo kit. Un bacio, buonanotte. E siccome hai Grazie, Pepita. lavori, buon lavoro per domani. Io ti voglio vedere nel Crea un sim, però. Allora, poi quello te lo faccio vedere, eh. Puoi rivedere lo stream di ieri. Ale, noi ti sentiamo, ma tu ci senti? Chiedeva Sì, vi facile.it. sento copia, nome, Ok. anzi, nome. Copia, Sì, nome. soprattutto a te ti sento, nome. Copia il nome praticamente. Lui è facile.it, ho detto, lui è facile.it. Comunque, Ale, ti stavo facendo vedere questa casetta, io l'ho ristrutturata, tu la conosci questa casa com'era originariamente? No, non c'ho mai costruito a Glimmerbrook, Ok, vabbè, perché magari c'è una poi... luce orrenda, tra Sì, l'altro. quello effettivamente è vero. Vabbè, però comunque, se ti capita, valla a vedere, è l'unica casetta piccolina e Vabbè, che tanto possiamo sicuramente era ricostruire. brutta. Tanto sicuramente era brutta. Sì, Mamma mia. una cosa orrenda. Allora, questa è la cucina. Gli ho dato, siccome lui è un figo, un po' così, un po' alternativo, cioè un po', no, alternativo no, però è figo, soprattutto io faccio queste cose, fatto per una cosa un po' industriale, no? Che ne pensi? No, mi dice niente, va bene. Poi, Bella. questo è il salotto. Ho lasciato alcune parti liberi perché nel caso poi quando lo andremo a caricare in galleria, se qualcuno se la vuole scaricare, ci può aggiungere dei dettagli, no? Ah, guardate, lui sta guardando il Sta meteo. guardando il meteo. Domani In che tempo piedi, tra fa? l'altro. Un tempo orrendo. Ci ho messo pure la cosa per il cane, perché lui secondo me avrà un cane più avanti. Ma perché tu hai intenzione di portare avanti un gameplay? Sì. Guarda, guarda che è stata un'idea di Teo, eh. Oh, io te lo No, dico. no, ma sto chiedendo... È una domanda. No, Cioè, no, no, una no, domanda. no, no, no. Sì. No, Io no, non no, ci voglio... no, sì. Sì, ci voglio provare. Allora, poi, Vabbè. questo è il bagno. Tanti abbocchi, lo leviamo se da qua. Da, fammi prima, fa così. Questo è il bagno. Scusa? Ma che fine hanno fatto i Sai che mobili? c'è? Nome, lo sai che c'è? Che di solito i tetti piatti li fa chi non è capace a fare i tetti.
Ma io sono capace a fare i tetti. Ma è Mariano che ha voluto. Cioè, no, sentila lei. Cioè, mi stai dicendo, ma perché Sì, sono lascia la sta stare solo invidiosa, no, lascia stare solo invidiosa. scomparsi? No, fermati, che la cosa importante è che qua sono Invidiosa io. scomparsi. Certo, perché non sei capace di copiare questa casa. Proprio. Ragazzi, andate in galleria a vedere i progetti di Silvia. Sì, di Silvia, di Ale. Poi dopo Ahia. me ne... Oh, Sì, adesso... raga, però dovete sapere che Ale copia i progetti. Comunque mi ha cancellato... Dai, sta cosa del Perché mi ha cancellato, maledetto? Guarda, mi ha cancellato... Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, no, ma... Cioè, no, no... Perché? Guarda che quella è stata la piattaforma. Quando hai fatto la piattaforma, sicuramente Ah, hai messo la scala. sì. Ma che Comunque, ci raga, vuole? io non vorrei abbandonarvi, ma vi devo abbandonare perché sennò domani non mi sveglio nemmeno con le cannonate. Va bene, sì, ma tanto anche io, ecco, riposiziono questa e poi dopo Certo, vi... scusa, ma stai a 48 follower. Ne mancano solo due. Lo so, tesoro. Lo so. E come li troviamo questi altri due follower? Qualcuno legga la chat di voi tre? Che dobbiamo leggere? Aspetta. Mi pareva quindi non aver Ah, azzeccato un sì, nome che... per... Sì, Federico, non ho azzeccato nemmeno un nome. Beh, sì, è possibile. È possibile, tesoro, che io Sì, non abbia azzeccato un sì, sì, sì. nome per tutta la serata. Cioè, a me manco se c'avete i cartellini col nome, io lo azzecco, giusto? Lo so, ma dovete portare pazienza, amori miei. Io Raga, l'ha purtroppo... detto prima, è un po' vecchietto. Sì, ma l'ho detto Senti, io. vabbè, domani te faccio seguita a mio marito. In che senso? Nel senso, arrivi a 49, non so se c'avete amici, fate seguire Federico, arriviamo almeno a 50 follower. 50 followers, anche perché a 50 Dice followers posso fare. Marti che se porti avanti un gameplay, Si lei chiama mette un no, secondo. si chiama Martina. Ecco, sì. Martina. Allora, Lei mette un secondo follow. Martina, facciamo in questo Non modo. puoi fare. Attenzione, attenzione, facciamo in questo modo. Io ieri ho fatto la casa per sto tizio perché era veramente orrenda. Gli ho dato un input, gli ho dato una carriera, insomma, gli ho dato una vita. Però io ho bisogno del vostro aiuto per mandare avanti il gameplay perché io un po' non riesco. Ma ti Quindi, aiuto pure io, ma non ti m'aiuta pure preoccupare. Alessandra. Quindi facciamo in questo modo, vi prometto, ve lo prometto, porto avanti il gameplay, però mi dovete aiutare voi. Ci state? Ditemi di sì. No. Ma che c'entri? Senti, ma l'hai visto chi c'ho come ospite oggi? Ma in che senso? Sono io il suo ospite. Ah no, lasciala sta quell'ale, non mi può copiare, quindi si sente No, in difetto. oltre a Mariano, perché tu sei entrata tardi, quindi non hai visto chi c'è come ospite con me. No. Ok, te lo faccio vedere. C'è lui! Oddio. C'è lui! Ma va bene. Vabbè. Dopo Ciao ragazzi, questa buonanotte. buonanotte. Il follower a zero, capito? Stato trancalo drastico dei No, follower. ma raga, mi mancano solo due follower. Pensa che per questo i minions non c'è. Per i minions nessuno ti mette follow. Infatti. No, dai, non è vero. Cioè, invece è stato proprio lui che mi ha fatto aumentare i follower questa sera. Sì, immagino. Comunque, ok, perfetto. Allora, confermato, lo dico, 23:51. Proseguo la Legacy con questo tizio, che manco mi ricordo come si chiama, pensa Ah, te. vuoi fare proprio una legacy? Lars. Se Faccio una Legacy o no? Non faccio fai legacy. una legacy, questa non è la casa giusta per lui. Dici? Vabbè, allora vado solo avanti col gameplay. Vediamo come si evolve la situazione, eh? Vabbè, No, altrimenti da che io so vado io avanti le per legacy Lars. devi partire da una casa Cioè, standard.
cioè. No, no, devi partire da zero. Vabbè, Devi solo il sì, comunque è una terreno, casa solo il povera. terreno, E allora partiamo, solo il facciamo terreno, solo. una stanza da letto, una cucina e un cespuglio per andare a fare i tuoi bisogni e ti lavi sotto la pioggia. Ma perché Vabbè, sta? dipende, Maria. Madonna, una Cioè, cosa né la homeless cosa là. Madonna, una cosa cattivissima, però. Cioè, un Ma puoi cespuglio, vai cominciare andare a pure fare con il una casa. bagno. No, puoi pure cominciare con una casa di quelle. Una starter. Ecco. Ok. Chi è Dai, che ci ha su. dato il follow? Che ho sentito un follow. Vedi, ti Dai, chiedo solo, bravo lasciare nome! Come il facile da marocco a te. festa. Bravo. Chi è? Chi? Ma è Beh, guarda, ci potremmo nome, è fare. sempre No, no, nome no, con no, no. l'altro account. Nome. Te devo mandare un regalo, qualcosa. sì, anche perché è figo se. Ah, costume facile da festa. Grazie. Uno, ne manca uno. Chi è che c'ha un tot che gli avanza? Ale, prendi il telefono di tuo marito e mettici il Fai un 50esimo, dai. account, dai. No, volevo farlo io proprio. Fede, ti ci vedo bene con Aspetta. la challenge di Maruko a te. Ma ne posso fare Guarda. io un altro? No, Ti devi non con lo fare stesso un nome. altro, non con lo No, con stesso. l'altro nome. Penso di sì, Vai, puoi sì. farlo, penso di sì, penso di sì. Aspettate. Sì. Aspetta, vuoi cambiare il tuo nome da Ale o C o è un altro account? No, voglio fare un altro account. Un Ah, altro sì, lo puoi fare. account. Aspetta però, come faccio? Entro mezzanotte, sennò poi mi resetta tutto. Sì, ciao. Vai col countdown, dai. Mi devo disconnettere da questo. Oppure lo devi fare con un'altra apparecchia. Vabbè, comunque, No. ho fatto questa promessa. Porta avanti questo gameplay. Quindi, nelle prossime. Ale, no, aspetta, Aleida, Martina, dai, È seguici Martina. adesso con l'altro account, dai. Dai, please. Dai, che sennò si resetta tutto e domani dobbiamo ripartire a zero. Mi si resetta Cioè, ma davvero tutto. ti cancella i follower? No. No, non cancella i follower. Praticamente ti resetta, ad esempio, il fatto di aver fatto 8 ore di gameplay, 7 giorni nell'arco del mese. Ah, Cioè, gli altri parametri in realtà resetta. No, i ok. follower, se quelli c'hai, e quelli ovviamente ti Ammazza che mantieni. cattivo che Sì, guarda, Twitch. cattivissimo Twitch. Però in realtà Madonna, lo ami e con se tutto il non mantieni una cuore. costante Col di cuore. se non mantieni una costante di visualizzazioni, ti chiudo il canale. No, Sì, ho vabbè, capito. quella va bene, ok, quella insomma la facciamo perché ecco. Però comunque, ragazzi, ho Sì, ho capito, ma è promesso. cattivissimo. Promesso, porta avanti, però mi dovete aiutare voi. Io farò quello che voi mi dite. Allora, voi siete la mente e io so il braccio. Poi, se arrivo a 50, posso fare anche i sondaggi. In modo che così, poi, quando ci saranno delle scelte da fare, andiamo avanti in questo modo. Ci state? Datemi un cenno. Datemi un cenno con un altro follower che arrivo a Sì, 50. vabbè. Perfetto, ottimo. Però la casa è carina, dai, alla fine secondo me è carina. Certo, non mi convince tanto il tetto fatto in questo modo, ma se lo facessi mezzo così e mezzo. Mezzo Non lo so. mezzo? Che ne so. Non mi convince sta cosa. Teo, ma un 50esimo follower non ce l'hai? Ma infatti, fagli fare un account al volo a Teo. Fagli Un fare un altro account account. al volo a te. Fagli fare un altro account, dai, al volo. Dove lo prendo un altro account al volo? Oh, lo fa dal cellulare. Teo, fai un altro account al volo. Dai. Mancano 4 minuti, ragazzi. Mi sa che Teo sta a dormire, lo dico io. Mi sa Madonna. che Teo è andato a letto. Vabbè, poraccio, quello domani lavora. Io sono di riposo, ma domani Sì, lavora. infatti. Quindi. Raga, ce l'abbiamo fatta! Grazie Martina, Malti, grazie. 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 So 50 follower. Adesso Federico si Grazie. leva il cappello. Addio, no, aspetta che parte pure la cuffia, però. Devo il cappello. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
Dankeschön, Marti, grazie. Però giustamente dice dice Federica, cioè dice Martina che se non porti il gameplay ti mina. No, lo porto assolutamente sì, lo porto, vediamo se lo porto. Porto. Sì, anche perché poi io devo far sposare con qualcuno, scusa, c'è il maschio, voglio una femmina. Sì, appunto, e poi io e Lalla avevo figli. Ci stava. Tarantella siciliana, ma che è questa cosa? Ci stava. Grazie. Ma perché l'altra volta io ho provato a metterlo il sound, ma non mi è partito in live? Non lo so, perché boh, non lo so. Queste sono le cose che devi parlare con Teo. Con Teo. Oh, mo ce lo riprovo. È lui. Ah, e seguila su The Sims, giustamente, Marti ti chiede di ricambiarla subito, sulla galleria di The Sims. Subito, immediatamente, la faccio in live, galleria. E il nick è sempre lo stesso? Aleida 92. Ok, un momento. Non lo fa. Aleida 92. Eccola qui. Facciamo immediatamente. Prova con la... Nessun risultato. Perché? Scusa? What? Ah, sì, grazie. Certo. Magari provo che la galleria, forse è meglio. Scusate. Allora, Aleida 92. Funziona. Eccola. Che belle cose che hai. Vedi che belle cose. Mi piace. Quante belle famiglie. Sì, guarda che belli, ragazzi, dobbiamo... allora, te lo dico. Abbiamo trovato la moglie. Abbiamo trovato la moglie, questa qua mi piace, lei. Lei mi piace, te lo dico, Ma chi è che ti piace? Aspetta, cioè, aspetta. Allora, vediamo il catalogo. Catalogo. A me piace quella con la giacca rosa. Ok. Questa qua, secondo me. Questa qua, secondo me, lei ci sta. È molto carina. Vabbè, ma poi la fama moglie, mo vediamo, cioè. Vabbè, insomma, però c'è... le cose si devono evolvere, però si è molto evolvere. Carina. Si devono evolvere. E allora, aspetta, fammi fare uno spam. Allora, Marti, non so se fai parte del gruppo Discord, del server Discord, se ti interessa, intanto ti metto, abbi pazienza, ti metto il link per... Ok, sta seguendo. Se riesco a capire. Dai, lo mando io il link, dai. No, eccolo, ce l'ho. Ferma, non ti preoccupare, lo mando io, non ti preoccupare. Oh, che me stai a... A rubare il lavoro? E tu stasera non ci sei stata? Che te sta di... Metti il link pure a YouTube mio, va. Ecco. No, YouTube tu lo metti tu. Ah, è certo, Però ragazzi, voi potete confermare che io per tutta la serata vi ho consigliato di andare a vedere i tutorial di Alessandra, vero? No, veramente, allora, no, allora... Detto, come no? Raga, non andate assolutamente... Ma guarda che... Ma non è vero! A seguire Ale, perché è una cattivissima persona... Guarda, mi possino cegamme, veramente... Cattivissima, tende a copiare solamente... Vero? Copia? Sì, hai detto che copi solamente. Mannaggia, te quando mi hai fatto questo tetto. Me lo immagino. Non mi piace per niente. Questo è il tuo canale YouTube. Vabbè. No, ma che è? No, sbagliato. Ma che è fotografia? Walter Quiet? Ma che è? Come usare il reflex manuale? Leva sto link. Non lo posso levare io. Sì, Franci, subito, vado. Ecco, ragazzi, ditemi i vostri che vi seguo. Allora, aspetta che Franci. Allora, ragazzi, su Discord c'è una sezione che si chiama Pubblicizzatevi. Là potete inserire tutti i vostri account Facebook, ovviamente tutto ciò che riguarda The Sims. Quindi se avete una pagina Facebook, l'ID di Origin, Instagram, YouTube, non canali Twitch però. Né server Discord, ovviamente. Ragazzi, io c'ho la moderatrice, ve lo dico. Cioè, poi, se fate qualcosa che non va, responsabilità dovete vedere con lei, io. Quindi,
Va bene, no, raga, io veramente No, mi devo ma ti sto abbandonare perché... seguendo, ti sto seguendo. Vedi, già ti sto seguendo. Quindi già ti seguivo. Vedi? Sì, certo, anche la pagina di The Sims Research. Sì, tutto quanto, tutto quanto. Bravo, buon nome. Ammetto, Bravo, raga, sì. io vi sto per abbandonare, cioè vi abbandono Ok. ufficialmente perché per me è veramente tardi e che domani Anche mattina mi devo per alzare me. alle 6. Sì, ma anche io adesso tra un Quindi... po', cioè tra un po' chiudo la live, faccio vedere solo una cosa di Francesca. Ha fatto il McDonald's, ragazzi, e non aggiungo altro. Brava, Franci. L'ho Fantastico, visto. fantastico, Buonanotte, bravissimo. ragazzi, buonanotte. Buonanotte, Mariano, Notte, grazie per Marian. essere stato con noi. E figurati, un Sei piacere. stato un Ciao, tesoro, grazie grazie di di aver preso il cuore. mio posto. Grazie Quando vuoi, veramente. tesoro. Quando vuoi. Te lo scrivo su WhatsApp, Mariano. Quando vuoi. Bene. Ciao. Ciao, Mariano. Allora, ragazzi, io anche io, diciamo, finisco qui. No, vabbè, questa casa ha bisogno di giusto qualche piccolo ritocco, però prometto che la prossima volta che riprendiamo questa casa, giochiamo. Quindi andiamo in game. Sì, anche perché il giardino poi glielo facciamo piano piano. Sì, ecco, magari facciamo fa piano piano queste cosine qua. No, scusate, l'unica cosa che faccio è magari, ecco, tiro il muro qui, tanto per, giusto per Ciao Marti, grazie per il non fare. 50° follower. Martina, io non so come ringraziarti, sei stata veramente un tesoro. Ragazzi, vi ricordo, domani 21:30, sempre qui su Twitch, insieme ad Alessandra, andiamo a scoprire il nuovo kit. Vediamo È che vero, sorprese. domani esce. Ok, che sorprese ci riserva. E ragazzi, io non so come ringraziarvi. Veramente vi lovo, vi lovo, vi lovo. Vi saluta anche lui. A modo suo. Ecco. E niente, ci vediamo domani. Ale, grazie per essere passata. Tanto noi ci sentiamo Niente. poi per telefono e ci Domani, vediamo sì. domani sera. Ok? Ragazzi, Yes. buonanotte. Ciao Grazie a ragazzi, tutti buonanotte a tutti. quanti. Ciao ragazzi, grazie ancora.